muscoli d'acciaio per volare senza ali in una sfida continua contro attrezzi giganti, la legge di gravità. Gli uomini straordinari non sono più una leggenda come nel film di Sean Connery, perché oggi sono qui, di fronte a noi. Soffiano via la magnesia dai paracalli come tori impazienti di entrare nell'arena e stringersi la mano in una nuvola di magnesia e un'atmosfera di amicizia. Nell'artistica maschile, e lo sanno bene i suoi praticanti, gli avversari non sono quelli che hai di fronte, bensì i propri limiti e la paura di vanificare in pochi secondi di gara il lavoro di una vita. Ecco, in questa cappella Sistina vivente, composta di corpi scultorei dai visi angelici, ciascuno dei ragazzi che vedremo in pedana, non importa da quale latitudine provenga o quanti anni abbia, aspira e guarda verso l'alto, in un'infinita scalata verso l'eccellenza sportiva. Benvenuti amici e appassionati di ginnastica al Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, splendida località balneare in provincia di Roma. Tra pochi istanti, ma in realtà siamo già in piena gara, assisteremo all'incontro internazionale tra Italia, Norvegia, Bielorussia e Israele, valido come test amichevole in vista degli ormai imminenti campionati d'Europa di Sofia. Io sono Davide Ciaralli e al mio fianco, per la prima volta nella veste di commentatore tecnico, c'è Franco Pistecchia, consulente del Centro Didattico Federale dal 1987, colonna della ginnastica romana. Ciao Franco. Grazie dell'introduzione, sono molto contento di poter partecipare a questo evento, anche perché siamo le prime volte che trasmettiamo su YouTube. Per me è un'idea fantastica che ci dà l'opportunità di divulgare ancora di più questo sport che è magnifico, che purtroppo, non vedendolo tanto in televisione, ha poca visibilità. Con questo sistema io penso che arriveremo oltre le nostre aspettative. Allora Franco, io ti ringrazio di questi complimenti. In effetti questa è la terza diretta streaming della Federazione Ginnastica d'Italia dopo il trofeo Città di Jesolo, che è stato l'esordio assoluto e ha visto oltre 16.000 contatti da tutto il mondo. Poi abbiamo trasmesso la finale del campionato di Serie A ad Desio e adesso questo incontro internazionale maschile qui da Santa Marinella con Italia, Bielorussia e Norvegia senior, Italia, Norvegia e Israele junior. Io chiedo scusa ai nostri telespettatori perché abbiamo avuto una falsa partenza e poi c'è stato un inconveniente tecnico che ci ha costretto a ricominciare. La gara è già partita da qualche minuto. Esatto. In questo momento, Franco, stiamo vedendo al corpo libero, abbiamo Ticchi che eccolo. La regia lo va ad inquadrare, mentre vediamo l'esercizio di Lorenzo. Aggiorno velocemente i nostri telespettatori con alcuni risultati. Dunque, Tommaso De Vecchis al corpo libero ha ottenuto un 13.800, Andrea Russo al volteggio per quanto riguarda la rappresentativa juniores, che appunto inizia la sua rotazione dalla rincorsa dei 25 metri, ha ottenuto un 13.700. Paolo Ottavi, prima di De Vecchis al corpo libero per la squadra senior, aveva avuto 12.800, mentre Luigi Tagliavini ha un 13.350 sempre al volteggio. Ha concluso adesso Lorenzo, a te il commento del suo esercizio. Io più che commento dell'esercizio, l'ho visto solo due fasi e che sembrava abbastanza pulito, volevo puntualizzare il fatto che ci troviamo di fronte a due tipi di gara, uno è juniores e l'altro senior, che sembrerebbero uguali ma hanno delle piccole differenze. Gli junior devono portare, cioè saranno valutati su 8 esercizi, su 8 movimenti di un esercizio, e possono portare un'uscita di valore C e prendere lo 0,50 da buono, mentre per i senior devono portare i soliti 10 elementi con le 5 esigenze specifiche, e l'uscita, se vogliono lo 0,50 da buono, deve essere almeno D. Poi nella, diciamo, juniores ci sono degli elementi che sono vietati, quindi dal codice, quando vediamo degli elementi che hanno una pallina, non devono essere eseguiti, perché lo fanno in funzione di un'incolumità dei ragazzi che stanno in crescita. Abbiamo visto intanto, scusa se ti interrompo, Matteo Levantesi della Nardi Juventus al volteggio. È sembrato un buon volteggio, non grandi difficoltà, le grandi penalità dovrebbe avere. Aspettiamo adesso il risultato. Allora, e qui abbiamo il cavallo invece. Intanto ecco, siamo un po' in affanno perché abbiamo dovuto iniziare con la gara già avviata, e quindi cerchiamo di recuperare velocemente dando più informazioni possibili ai nostri ascoltatori. Adesso Aleksandr Sarjevic che si sta preparando al cavallo con maniglie.
E intanto vediamo Nicola Bartolini e Marco Sarruggerio che sono in procinto di eseguire i rispettivi salti al volteggio. Ecco Franco, questo sì. È un incontro appunto, come dicevi tu, un triangolare esatto. Dove Italia e Norvegia sono presenti con entrambe le rappresentative, la Bielorussia solo con la senior, lo ripeto a beneficio dei nostri ascoltatori, e Israele solo con la compagine junior. E sono comunque delle squadre, dato che ci staranno ascoltando da tutto il mondo, molto interessanti, comunque è un test probante per gli europei di Sofia. Molto, molto validi sono questi test, perché servono ai ginnasti soprattutto per vedere se in gara riescono a proporre quello che hanno fatto durante tanti allenamenti, perché durante poi alla gara c'è il fattore emotivo e tante altre cose, in quei pochi secondi devi dimostrare veramente quello che sei, e serve anche per i tecnici per vedere come i nostri ragazzi reagiscono. Ecco appunto intanto Marco Sarruggerio della Juventus Nova che sta cercando la concentrazione in attesa del via libera della giuria, e colgo l'occasione questi momenti di attesa per ricordare che in giuria al volteggio abbiamo Uber Barbolini, Luigi Rocchini e Antonio Cucchiarelli. Il palazzetto di Santa Marinella, per la sua capienza, che non è estesissima, però possiamo dire che è pieno in ogni ordine dei posti, sì, sì. Comunque sono appuntamenti abbastanza rari qua nel Lazio. Comunque la ginnastica è molto più dislocata nel nord Italia, quando ci sono eventi di ginnastica nel sud e nel centro sud, insomma, sono sempre degli eventi. Ecco Marco. Peccato. Peccato, sì, perché è stato, diciamo, non ha trovato la velocità giusta e quindi è stato scarso nel far girare tutto il salto. Quindi la caduta comporta una perdita importante. Sì, sì, lei perde un punto, però è arrivato con i piedi. Ecco, intanto sì, ci stanno riproponendo ecco. In regia l'esercizio di Ludovico Edalli, registrato. Buona l'entrata. Un abbinamento e mezzo, seguito un salto teso con mezzo abbinamento. E ancora la fase acrobatica, buona. Adesso farà l'esigenza specifica dei movimenti non acrobatici. Ecco Yushchenko. Questa verticale a braccia divaricate. Più placche, un e mezzo. Campione, diciamo che sì. Non è con gravi errori, però non parte da un elevato punteggio di base. Campione italiano assoluto in carica, Ludovico Edalli, classe 1993. Ricordiamo che Ludovico è salito agli onori delle cronache in occasione dei Giochi Olimpici Giovanili di Singapore nel 2010. Questo ci dà spunto per ricordare che nel 2014 si disputerà la seconda edizione di questa manifestazione del CIO a Nanjing, perché a Nanjing, invece è un'altra località cinese, si svolgeranno i mondiali di ginnastica artistica. Intanto vediamo la parte conclusiva dell'esercizio alla sbarra di Elian Glazer, l'israeliano. Sì, ha terminato l'esercizio con un doppio teso, che adesso è una difficoltà accessibile, però va bene, l'ha fatto abbastanza controllato. Vediamo ancora la concentrazione di Nicola Bartolini. In attesa del via libera per l'esercizio al volteggio. Intanto la regia spero che stia registrando per noi l'esercizio di Cingolani al corpo libero, che vedremo fra poco. Questa attesa del volteggio ci ha costretti a registrare, ma non perderete nulla, perché grazie alla regia dell'Ave Media Solution e comunque a questa straordinaria novità della produzione federale riusciamo a proporvi anche l'esercizio di Andrea, che ricordiamo Franco è medaglia di bronzo continentale a Mosca.
questo attrezzo. Certo, certo. Ed è reduce anche di una buonissima prestazione a Osijek in Coppa del Mondo. E in questi momenti, ecco, il ginnasta come fa? Può avere un qualche problema nel mantenere la concentrazione, questa attesa un po'... È un allenamento anche questo. Ah, ecco. Loro devono abituarsi, proprio queste gare servono non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista psicologico, quindi devono sapere che possono esserci degli inconvenienti, perché finché non esce il punteggio del ginnasta precedente non danno, la giuria non dà il via libera. Allora speriamo che questo via libera arrivi, perché intanto appunto si è completato, questi applausi sono per Andrea Cingolani, che ha fatto bene, ma tra poco lo rivedremo. Adesso lo vedremo, perché... E vediamo, alza il braccio Nicola Mantolini. Ecco, sta controllando la misura della rincorsa, perché ognuno ce l'ha individuale, l'importante è non superi i 25 metri. Peccato anche lui. Peccato, perché è un volteggio di valore. Pure lì mancava poco. Vediamo per poter la delusione venire sul volto di Nicola. E intanto ecco, come avevamo promesso, l'esercizio. Vediamo. Andrea Cingolani. Questo è il movimento Thomas, è molto pericoloso. Vediamo Paolo Pedrotti sul fondo della pedana, il tecnico che segue Andrea Cingolani all'Accademia di Milano. Serie di salti con l'abbinamento. E lo Zugara. Adesso farà la parte di movimenti non acrobatici. Viene molto utilizzato Yoshchenko, la verticale con le braccia divaricate, che ha il valore C, quindi superiore a quella normale, e penso che si prepara per il finale. Eccolo qua. Beh, stoppato, benissimo, no? Benissimo, sì. E possiamo già dare il punteggio, perché come detto queste erano immagini registrate, il 15-3-50 conferma l'ottima esecuzione di Andrea Cingolani, che ricordiamo è arrivato quarto a Osijek in Coppa del Mondo una settimana eccolo fa lì. Eccolo qui, 13-50. E vediamo anche il 13-50 di Bertolini. Di Bertolini al volteggio, e il 15-3-50 invece di Andrea Cingolani. Approfittiamo anche per vedere il 12-600 di Sarugello, che ricordiamo ha avuto anche lui una caduta al volteggio. E considera che un punto in più già stava su 13-600, più i falli tecnici. Sì. Sì. Potevano benissimo far meglio, cioè, sicuramente faranno meglio. Il 14-250 di Ludovico Edalli al corpo libero, e diciamo l'Italia senior impegnata appunto in questa prima rotazione sulla pedana centrale del corpo libero conclude qui il suo esordio per questo incontro amichevole. E anche gli junior hanno concluso, sì, con Nicola Bartolini, era l'ultimo della squadra giovanile. E in questo momento, ecco, di pausa cerchiamo di recuperare appunto il ritardo accusato per via di un inconveniente tecnico. Io spero che i nostri ascoltatori siano rimasti fedeli sul canale YouTube della Federazione. Io penso di sì. Ecco, speriamo bene, perché come abbiamo già detto, Franco, tante volte, non siamo nati per fare TV, stiamo cercando di sostituirci ad altri, e lo facciamo con i nostri mezzi. E quindi ecco, intanto vediamo al cavallo con maniglie, stiamo vedendo anche qui una registrazione, l'esercizio conclusivo penso di sono degli highlights questi, Franco, vedi? Sì, qui ecco. Sono delle immagini che ci propone la V-Media Solution per riassumere un pochino quello che è il meglio di della meglio o peggio, anche visto che abbiamo visto una caduta, però fa parte della cronaca sportiva. È importante poi per i tecnici rivedere questi filmati per farli vedere poi a loro volta ai ginnasti, per
focalizzare, analizzare bene dove c'è stato l'errore e per non ripeterlo. Possiamo dire che se l'errore ci deve essere, meglio commetterli qui che nelle gare ufficiali, quindi che i nodi vengano al pettine, insomma. Io sono convinto che loro tecnicamente sono in grado. Poi c'è questo fattore psicologico che può determinare. Soprattutto i junior, vedremo che ci sono più errori rispetto ai senior che sono più esperti. Certo, qui abbiamo visto appunto l'israeliano alla sbarra. E che ha di fatto aperto, stiamo parlando di Adi Gazit, che di fatto apre la seconda rotazione. Oh no, scusate, ancora era l'ultimo della prima rotazione, mancava un ginnasta. Ah, ecco. E adesso possiamo davvero dire che si è conclusa la prima rotazione, infatti i ginnasti si spostano da un attrezzo all'altro, e abbiamo l'Italia senior che passa al cavallo con maniglie, mentre gli azzurrini, gli junior, andranno alle parallele pari, dove Andrea Russo aprirà il secondo giro. Al cavallo con maniglie, grande attesa per il nostro ginnasta Busnari. Naturalmente, Alberto Busnari, che ha vinto la medaglia d'argento in Coppa del Mondo ad Osio e che è in grandissima forma, soprattutto grazie al movimento che porta il suo nome. Il famoso Busnari, che è una difficoltà G. È una G. Le difficoltà G nella ginnastica sono pochissime. Al cavallo proprio è l'unica. È l'unica. Senti, allora permettimi di dare i nomi della giuria degli altri attrezzi, abbiamo detto, ma li ripeto volentieri. Al volteggio abbiamo Uber Barbolini, Luigi Rocchini e Antonio Cucchiarelli, e abbiamo poi al corpo libero Diego Lazzaric, Christian, la pronuncia spero di non sbagliare, Zveras, il norvegese, e Carmine Luppino, che adesso parleremo un attimo della società organizzatrice, la Kines Roma, sì. Di cui Carmine è il direttore sportivo e quindi oltre a essere giudice internazionale qui è in veste anche di organizzatore. Abbiamo poi Antonio Zurlini, Serkelsen, norvegese, e Ferdinando Fedeli al cavallo con maniglie. E per gli anelli i giudici sono Massimiliano Villapiano, Andriy Federau, il bielorusso, e Paolo Laghezza. E per le parallele pari avevamo detto Giovanni Innocenti, Gennady Lesiv e Carlo Nobili, e per la sbarra Fabio Fedozzi, Aleksandr Vajtovic, bielorusso, e Paolo Siviero. Allora Franco, dicevamo appunto dell'organizzazione di questo evento, due parole giusto appunto anche perché siamo qui nel Lazio e quindi sono tutti anche tuoi colleghi, amici, insomma. Esatto, e questo rispecchia un po' la nostra famiglia, che praticamente chi è nell'ambito della ginnastica fa il tecnico, l'organizzatore, il dirigente, fa tutto. E finché esiste la passione si riesce a fare tutto, sia a preparare i ginnasti, sia a organizzare eventi, sia a organizzare le società stesse. Allora possiamo dire, visto appunto abbiamo accennato, ma adesso ne parleremo, abbiamo tempo, la gara durerà ancora tanto, ci sono previste addirittura sono sei rotazioni, una è passata, diciamo ancora, ecco, cinque. Abbiamo ancora cinque rotazioni, quindi mettetevi comodi. Volevo ricordare che la ginnastica, la Kines Roma, ha la sua sede in via della Tenuta di Sant'Agata 12, è in zona Monte Mario, per chi non fosse di Roma, mentre la ginnastica romana, dopo tanto pellegrinare perché nella sua storia ha avuto, esatto, diverse sedi, da qualche anno è stabilmente nello Stadio Olimpico. Sotto lo Stadio Olimpico a Curva Sud. Quindi in un certo senso non siete tanto lontani, però siete in due zone di Roma che vi permettono di dividervi anche in un certo senso. Sì, senz'altro, e poi c'è sempre collaborazione tra le associazioni, capito? Allora, non c'è nessun problema. La Kines, che in greco significa movimento, prende questo nome in realtà dalla Kines di Catanzaro, che era la società storica di provenienza di Carmine Luppino Ginnasta. Esatto. Che probabilmente tu ricorderai, Carmine, mentre era attività. Come no? Purtroppo siamo di un'altra epoca. E lui un po' più grandino di me, diciamo, se lui era senior io ero junior. Okay. E lui, ecco, venne a Roma ai collegiali nazionali della squadra nazionale, ed è rimasto però col cuore a Catanzaro, e in virtù di questo suo ricordo della
della sua società, ha fondato la Guinness Roma. La Guinness Roma. Ed era il 2 ottobre del 77. Del 77, sei veramente un libro stampato. Perché io sulle cose vecchie, sì, su quelle nuove. Io l'ho cercato sul sito della società, dove trovate chiaramente anche tutte le informazioni sui corsi e quant'altro. Tu lo ricordavi per tua esperienza personale. Fu Carmine Luppino, insieme a Maria Antonietta Fina, Nicola Donato e Rosa Scarcella. Maria Antonietta Fina era un ex atleta di atletica leggera. Sì. E a fondare appunto questa società, che tra le altre cose nel suo staff il presidente adesso è Simona Luppino, la figlia di Carmine. La figlia, quindi rimane la storia continua. Continua la generazione. E a questo proposito vorrei ricordare, poi adesso parleremo anche della tua società, la ginnastica romana, dove c'è tua figlia Mara Visecchi, alla quale hai trasferito la tua passione, ed è stata una ginnasta della nazionale di aerobica. Sì, sì, si è tolta diciamo tante soddisfazioni, ha fatto la Coppa del Mondo, campionati del mondo, campionati europei, e ha trovato nell'aerobica sportiva il proseguo, perché lei ha fatto prima ginnastica artistica. Dopodiché ritorniamo ai vari cambiamenti che ci sono stati in federazione, è stata diciamo inclusa anche l'attività di aerobica sportiva dalla federazione internazionale, e quindi l'Italia, quando ha iniziato questa attività, parecchie ginnaste di un certo livello sono andate a fare questo tipo di attività, ottenendo subito risultati, perché la preparazione è molto buona, quella della ginnastica artistica. Certo, intanto vediamo Andrea Russo che si sta preparando, ecco, invece in azione Paolo Ottavi. Ottavi già ha fatto un trasporto in avanti, adesso lo fa indietro, il trasporto si va, adesso fa fatto un perno per salire e l'uscita. Allora, Paolo Ottavi lo conosciamo tutti, perché è stato uno dei membri della nazionale olimpica di Londra 2012, però vorrei dare sempre in questa rincorsa un po' affannata, visto il ritardo, il problema tecnico che abbiamo avuto all'inizio, la formazione dell'Italia. Allora, l'Italia Senior si presenta con Alberto Busnari, Andrea Cingolani e Paolo Ottavi gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare. Poi abbiamo Ludovico Dalli della Propatria Bustese, Tommaso De Vecchis della Milano Gym Lab 2013 e Lorenzo Ticchi della Ginnastica Meda. A proposito di Tommaso De Vecchis, dobbiamo dire che ginnasta ha sostituito all'ultimo istante Matteo Morandi, il quale non è potuto essere qui come era previsto, in quanto ha accusato un problema fisico al ginocchio durante appunto la Coppa del Mondo di Osijek, che ricordiamo ha vinto una bellissima medaglia d'oro agli anelli, e quindi probabilmente per non rischiarlo adesso in questa fase, anche se si sta attendendo un responso medico per capire bene le sue reali condizioni. Vediamo adesso Andreas Larsen, norvegese, al volteggio. Diciamo che leggermente squadrato nella fase finale, tre decimi più il passo, più l'apertura delle gambe, perde su quello, il resto era abbastanza lineare. Classe 1996, questo ginnasta norvegese, mentre intanto stiamo vedendo l'attesa al cavallo con maniglie, e conclude Andrea Russo il suo esercizio alle parallele pari. Adesso non so se la regia l'aveva registrato, no. Stiamo intanto sull'attesa degli altri ginnasti. Io, ecco, abbiamo dato la formazione senior, passerei a quella juniores con Carlo Macchini della ginnastica fermo 85, Nicola Bartolini della ASDG Cagliari, Matteo Levantesi della Nardi Juventus, Andrea Russo della Lazio Flaminio, Marco Sarugerio della Juventus Nova Melso e Luigi Tagliavini della ginnastica Ferrara. Stiamo vedendo in azione adesso Tommaso De Vecchis al cavallo con maniglie. Fino adesso è molto lineare, ha aperto soltanto una volta le gambe, ecco adesso un'altra piccola decisione, incertezza, sì. Però ecco, c'è il fisico adatto per il cavallo, bello longilineo, ha avuto tre passaggi penalizzabili.
un po' fuori asse, comunque abbastanza soddisfacente. Tommaso sì, è un ginnasta, diciamo, della medio-nuova generazione, comunque esatto. È senior naturalmente, ma è classe 1992, è cresciuto nella Gioia Lipomo, e ginnasta, insomma, interessante, che fa parte del gruppo, sì, insomma, sì. Che ci potrebbe garantire e coprire le esigenze della nazionale, cambio dei, diciamo, dei prossimi, generazionale, generazionale esatto. Dei prossimi appuntamenti, perché comunque ricordiamo, questo è un uno sport individuale, ma che ha nel concorso di squadra un elemento fondamentale, perché essendo poi anche uno sport sottoposto alla valutazione soggettiva, il fatto di presentarsi ad un europeo mondiale con una squadra, naturalmente nel passaggio di centinaia di nazionalità, determina una maggiore compattezza della scuola alla quale si appartiene. Esatto, ed è importantissimo il lavoro di squadra, anche perché poi dà l'accesso alle Olimpiadi, quindi è importante qualificarsi. Naturalmente alle Olimpiadi si può andare anche individualmente, sì, ma è tutta un'altra cosa. Ma è tutta un'altra cosa, nel senso appunto che entrare esatto. In un gruppo misto insomma, non è come presentarsi con una squadra. Ecco Carlo Macchini della ginnastica fermo 85, che a sua volta ha sostituito Simone Bresolin della San Pietrina, che ha avuto anche lui un problema fisico dell'ultimo minuto e non ha avuto problemi. Per questo bisogna lavorare su tanti ginnasti di certo livello, perché possono essere intercambiabili. Sì, in questo senso il direttore tecnico della maschile Fulvio Velati ha a disposizione un gruppo, un parco di giocatori, di ginnasti, intendevo di atleti di un certo interesse, quindi può scegliere, può fare delle valutazioni. In questo caso aveva optato per una formazione che non prevedeva la presenza di Carlo Macchini, il quale però è bravo anche a farsi trovare pronto, no? Sì, pronto, adesso ha fatto un esercizio, diciamo, pulito, con gli amido, l'uscita è una C con raccolta, per avere la D deve fare il carpiato, però è per essere junior è più che buono. Ed ecco Lorenzo Ticchi, il ginnasta della ginnastica Meda, che si appresta all'esercizio con il cavallo con maniglia. Intanto do qualche punteggio: 13.250 Paolo Ottavi al cavallo prima di Lorenzo, e Tommaso De Vecchis 14.400, l'avevamo visto molto convincente, con una difficoltà di 5.9, un'esecuzione di 8.500. Ecco, è partito, ha fatto, diciamo, l'esigenza specifica del movimento di slancio della forbice con mezzo giro, poi ha fatto la serie flop e un'altra esigenza specifica, adesso un trasporto avanti e un trasporto indietro, perché il massimo possono fare due trasporti, e l'uscita un pochetto fuori asse, però insomma è stato continuativo. Lorenzo Ticchi è nato nell'89 a Ravenna, nell'edera di Ravenna, per poi trasferirsi alla corte di Maurizio Allievi, dove adesso è seguito appunto dallo staff medese. E anche lui, insomma, è un ginnasta importante, ha fatto già delle esperienze in nazionale, è stato presente anche a Tokyo nel mondiale qualificante del 2011 come riserva, poi ha preso parte agli europei di Montpellier, insomma un ginnasta che ha già accumulato una certa esperienza, che è proprio quella che stanno facendo i nostri junior qui a Santa Marinella, in vista dei campionati d'Europa di Sofia, che prevedono concorso a squadre e all around junior ed individuale, oltre alle finali per l'Azzurro. Sì. Ecco al volteggio la Norvegia con Marcus Conradi. Purtroppo anche lui arriva scarso, sì. Nicola Bartolini alla parallela pari. Ecco, contro Kip in verticale. Tip.
Diamidov, fa il cambio per scendere, una leggera incertezza su dietro fronte in verticale. Colpo di petto in verticale e doppio gatto. Ecco, difficoltà superiore nell'uscita rispetto al compagno di squadra. Piccolo passo, sì, pulito. L'uscita però che... diciamo che come livello junior è un esercizio accettabile. Anche se adesso la ginnastica parallele purtroppo sta evolvendo in una maniera impressionante, quindi devono lavorare molto. Anche Nicola ha all'attivo una esperienza agli europei di Montpellier Juniores nel 2012, ancora non ci sono certezze, non è stata ufficializzata ancora la squadra che andrà a Sofia, ma dovrebbe essere uno dei... Sì, quello che abbiamo visto adesso è molto pulito, ma sta partendo Busnari al cavallo? No, Ludovico Idalli che si sta accingendo a salire all'attrezzo. Intanto stiamo seguendo sì al corpo libero sì, il ginnasta juniores di Israele Dolgo Piat, che mentre la regia mi fa sapere che sta registrando l'esercizio di Italia al cavallo, quindi lo vedremo fra poco. Ha eseguito un tab che è molto buono, arrivando bene la parte dei movimenti non acrobatici. Ginnasta del 97, in realtà di origine russa, perché non è nato in Israele, gareggia per Israele, ma appunto il sangue è russo, quindi diciamo che il DNA ginnico è di altissimo livello. Sì. Deve maturare, però insomma, ecco, c'ha tutte le possibilità. Dunque, eccolo qua, sì, l'esercizio di Ludovico, a te il commento. Ha fatto subito la parte, adesso spesso fanno questa parte della richiesta del codice delle forbici all'inizio del movimento, in modo che dopo prendono il via, non devono più spezzare il ritmo. È un'accortezza che sono diversi anni che stiamo facendo. Intanto Alberto Busnari si sta scaldando, quindi attenzione, ecco. Regia, non perdere Alberto. Ecco. Fatto i due trasporti avanti e indietro, adesso si accinge l'uscita regolare, finito tutto il giro molto bene. Sì, il dinamismo all'attrezzo, sì, però ecco, diciamo che a volte conviene che non fanno cose eccezionali ma danno il punteggio finale per la squadra piuttosto che rischiare e poi magari cadere. Tra poco vedremo, appunto, c'è grande attesa per l'esercizio di Alberto Busnari. Intanto Matteo Levantesi alle parallele pari inizia la sua esecuzione. Contro chip in verticale, gran volta, tip, chip lungo in verticale, cambio, ripete il tippet con la gambe derigate verticale senza andare subito in sospensione. Levantesi della Nardi Juventus è stato protagonista quest'anno del secondo posto in Serie A 2, ottimo campionato, e ha contribuito a far conquistare alla sua squadra, alla sua società, un posto in Serie A 1 il prossimo anno, proprio dietro di un punto, dietro la ginnastica Civitavecchia. Esatto. Che è in un certo senso come possiamo dire la coorganizzatrice, nel senso ha collaborato all'organizzazione della Kines Roma, ma la ginnastica Civitavecchia di Pierluigi Miranda ha dato e un grosso contributo. Ha molta esperienza di Miranda. Ecco qua rivediamo l'errore che ha fatto, ovviamente nel diamito si è trovato un po' fuori asse, però ha saputo recuperare e questo è importante. Un esercizio pulito, tranquillo. E intanto ecco Alberto Busnari, regia, se possiamo andare su Alberto, anche se perdiamo il corpo libero dell'israeliano junior, ma non ce ne vorrà. Ubi Maior è un esercizio a livelli mondiali,
Esatto, ce lo godiamo qui in diretta sul canale YouTube della Federazione Ginnastica, sul quale vi invitiamo ad iscrivervi per diventare sempre di più. Concentrazione. Pure lui subito la parte di slancio delle forbici e poi inizia col suo ritmo. La prima verticale. Questo è un esercizio, beh, un esercizio no, olimpico questo. Non ho parlato perché si rimane affascinati, cioè come lavora lui sul cavallo, capito? Come, guarda che linee, guarda, esatto, che pulizia. Il suo habitat è come un nuotatore che sta nell'acqua, che sta ben... ormai l'ha assimilato benissimo questo movimento. E poi ecco, scusami se sconfino nella parte tecnica, chiedo a te conforto su quello che sto per dire. Mi sembra che le tre salite alla verticale non si potranno più fare molto presto dai mondiali. Sì, dopo i mondiali cambieranno nuovamente. E quindi che... adesso diciamo è una possibilità in più per Alberto, che ha questo grandissimo certo, esercizio per gli europei a Sofia. E certo, davvero... quindi va bene così. Se lo fa così, anche perché non la... ce n'è per nessuno. Esatto, non è... è qui un puntiamo proprio Marco Sarugerio alle parallele sotto gli occhi di Sergei Udalov, che lo allena, lo segue all'Accademia di Milano. Dio vada, Un ottimo doppio Garpio insieme a Udalov. C'è qui Paolo Quarto come tecnico degli junior, mentre i senior sono seguiti da Paolo Pedrotti, che è il referente tecnico per la sezione maschile del direttore tecnico Fulvio Velati, e Marco Fortuna, che lavora diciamo a Fermo, mi pare, certo, a Porto San Giorgio. Sono anni che diciamo lui nell'ambiente, e di anno in anno c'è sempre un ginnasta pronto a entrare nei gruppi di alto livello, quindi ottimo tecnico. Stiamo vedendo appunto Andrea Cingolani, che pure allenandosi ormai da qualche anno a Milano, lo ricordiamo tutti, è maceratese, e ha vinto lo scudetto lo scorso anno con la Virtus Pasqualetti Macerata, il primo scudetto della storia, con Sergio Caspeschi come allenatore, ed è senz'altro insieme a Paolo Principi e a Paolo Ottavi uno dei più forti ginnasti delle Marche, insomma, espressione della ginnastica marchigiana. Lo vediamo adesso in preparazione prima del suo esercizio al cavallo con maniglia, esercizio però che non entrerà nel totale di squadre in quanto è il sesto ginnasta, e ricordiamo che la formula qui è... Però serve lo stesso ai tecnici e a lui vedere che è importante pure studiare le salite che si fanno di solito. Il primo che il ginnasta che sale è quello che dà sicurezza. Intanto il 15.350 di Alberto Busnari certifica quello che avevamo detto, è un esercizio davvero quando ottimo. Si arriva a quei livelli e poi al cavallo non è che è tanto semplice arrivare a quei punteggi. Marco Sarugerio 13.600 alle parallele pari, Matteo Levantesi 13.750. Molto bravo. Molto bene, sì, molto anche bravo, anche perché non è diciamo l'attrezzo è che è lui più per il corpo libero, volteggio. E anelli. Anelli pure. Sì. Se riescono a fare questi esercizi, diciamo, sugli attrezzi che si sentono meno portati, riescono a portare al termine un ottimo esercizio, va benissimo. Questo per la squadra è una sicurezza.
Anche perché agli europei possono fare un round. Agli europei a Sofia non ci sarà il concorso individuale all around tra i senior, però è importante il contributo di squadra alla qualificazione e poi alla finale eventuale di sabato e le specialità della domenica che ognuno cercherà di inseguire in base a quelle che sono le proprie caratteristiche. E con questo, con l'esercizio di Andrea Cingolani si conclude anche la seconda rotazione e questo ci dà l'opportunità, Franco, di continuare un po' a chiacchierare in generale su questa gara. Volevo ricordare, come dicevi tu, che la ginnastica Civitavecchia in passato aveva già dato contributi importanti per portare la grande ginnastica nel Lazio. Io volevo ricordare la Mediterraneo Gin Cup, il secondo Memorial Crimenco di l'indimenticabile Miscia, fu un incontro femminile che si disputò il 26 settembre del 2009 tra Italia, Russia, Brasile e Olanda. In quel caso fu un premondiale in preparazione di Londra e l'hanno al Palazzo dello Sport, che adesso si chiama Paralottomatica. Era l'anno precedente. Il primo Memorial Crimenco venne fatto al Paralottomatica nel 2008 in preparazione per i Giochi Olimpici di Pechino. Nel 2009, proprio in questo impianto, a Santa Marinella, si disputò questo secondo Memorial Crimenco con queste rappresentative femminili e fu un grande evento. Grande evento, poi ricordiamo comunque che Civitavecchia ha ospitato, che è qui accanto, insomma, per sempre ricordare l'organizzazione della società di Pierluigi Miranda, che oltre ad essere un consigliere federale negli ultimi tempi, ma è stato storicamente un grande organizzatore e appunto presidente di questa società laziale. Nel dicembre del 2013, quindi non molto tempo fa, meno di sei mesi fa, Civitavecchia ha ospitato il campionato nazionale di specialità maschile. Nel maggio del 2013 la ginnastica Civitavecchia ha ottenuto la promozione in Serie A2 nella finale di Serie B di Biella e aveva a sua volta ospitato la finale della Serie B nel 2012. Questo giusto per dare una carrellata appunto per quanto riguarda le capacità organizzative di questo sodalizio. Lasciami ricordare anche nel lontano 2007 un altro incontro importante, l'Enel Cup, si disputò fra sei nazioni sempre femminile: Italia, Romania, Repubblica Ceca, Svizzera, Francia ed Egitto, allora in preparazione dei mondiali di Stoccarda del 2007, dove la femminile ottenne, non so se ricordi, uno storico quarto posto. Esatto. Stavamo per andare sul podio, ma quella era una nazionale davvero, senza nulla togliere alle ginnastiche attuali, ma che vinse l'europeo a Volos nel 2006, c'era una Vanessa Ferrari che non è molto diversa da quella di adesso. Adesso è, diciamo, più matura. È più matura, però insomma Vanessa è rimasta la costante di questa. Ed è un insegnamento per tutti. Altre persone si sarebbero fermate subito al primo infortunio, alla prima incertezza. Ginnastica Civitavecchia che, per concludere appunto questa veloce carrellata, ha conquistato quest'anno, come avevamo detto prima, la promozione in Serie A1 grazie anche all'apporto di Marco Lodadio, che è un ginnasta che si allena a Roma, all'Accademia di Roma. Molto interessante, è andato in prestito alla Ginnastica Civitavecchia e ha dato un contributo fondamentale. Penso che adesso è tesserato. E invece un ginnasta mio che era della Romana, Andy Valerio, è andato in prestito. Valerio Andi, sì, è vero, Valerio Andi è il prestito e comunque ecco, con questa bella formazione hanno ottenuto per un punto il titolo di Serie A. E questo fa vedere ulteriormente quanta collaborazione abbiamo fra le società stesse, perché ecco, la Romana che sta in Serie A2 dà in prestito un ottimo ginnasta a Civitavecchia, questa la dice lunga, insomma. A proposito della finale di Serie B, abbiamo detto Civitavecchia ospitò nel 2012, invece quest'anno torna qui a Santa Marinella domani per cercare di trovare le sostitute della Bresciana Forza e Costanza, della Costanza Andrea Massucchi, che sono le due squadre che purtroppo sono retrocesse a Desio nell'ultima prova di Desio di quest'anno, e quindi auguriamo loro di ritornare presto in Serie A2, ma attendiamo di sapere chi andrà a occupare queste caselle l'anno. Esatto, è importante. Ad occhio
per me la nazionale italiana, sia junior e senior, dovrebbe essere in vantaggio. Allora Franco, non ho visto i punteggi, però penso che da quello che ho visto ti conforto subito che il tuo occhio da intenditore non sbaglia, in quanto l'Italia senior dopo due rotazioni al comando con 115 e 500 e seguita dalla Bielorussia con 115 e 100, quindi ci sono 4 decimi di distacco fra le due rappresentative. La Norvegia insegue con un diciamo già considerevole ritardo a 104-550. A livello giovanile invece l'Italia, gli azzurrini sono al comando con 109-250, Israele seconda con 106-100 e la Norvegia è ancora terza con 93-650. Beh. Allora, stiamo vedendo già i ginnasti in fase di riscaldamento, mi sembra, no? Hanno iniziato la rotazione e intanto stiamo vedendo invece gli highlights della seconda rotazione, gli highlights che ci propone la Vemedia Solution. Allora, siamo agli anelli. Ecco, gli anelli ha fatto una gran volta avanti Tommaso De Vecchis, viene penalizzata questa oscillazione. Una gran volta di passaggio del valore B in uscita con un salto bello lungo, quindi sarà penalizzato. Non a caso Tommaso è il primo degli azzurri all'attrezzo, perché come sappiamo, lo spieghiamo per chi non conosce la ginnastica, insomma si usa mettere i migliori alla fine. Di solito si adopera questa tecnica secondo poi dei ginnasti. Il primo si manda quello più sicuro, che sei certo che non sbaglia. Agli anelli puoi fare invece l'altro ragionamento, parto da quello che fa l'esercizio con meno difficoltà e poi salgo, perché gli anelli diciamo che è un attrezzo difficile sbagliare, mentre al cavallo, mentre al volteggio, mentre al corpo libero può darsi che uno sbaglia, allora si manda quello che è sicuro, che dà sicurezza alla squadra. O alla sbarra anche, dove c'è Marco Sarugerio, che è un altro attrezzo abbastanza insidioso, direi. Esatto. A proposito di sbarra, permettimi di salutare. Ecco, scusami. Sì, vai. Hai fatto il lavoro sulle cubitali che hai richiesto come esigenza specifica. Volevo solo dire che in tribuna, e fra poco sarà qui il nostro ospite, c'è Igor Cassina. Insomma, benissimo. Di sbarra. Ne capisce qualche cosa. Esatto. Ha vinto solo un'Olimpiade. E più. Ha codificato il movimento che si chiama Cassina, che è un salto che fanno in pochissimi al mondo. Beh, quello che abbiamo visto alla sbarra non male, fatto un esercizio lineare, pulito. Ecco un ginnasta al volteggio bielorusso, Barkalau, che se non sbaglio Barkalov è arrivato 18° nel concorso generale agli Europei di Mosca lo scorso anno, nel 2013, ginnasta dell'86, e anche lui nato in Russia a Barnaul, però anche qui diciamo è meno strano vista la vicinanza geografica. Ecco gli anelli. Gli anelli, sì, Kip, croce, squadra, movimento di forza che viene molto utilizzato per i giovani. Questo slancio appoggio è un po' altino col bacino, la gran volta. Questa è gran volta di passaggio, gran volta stoppata. Adesso andrà in verticale sicuramente. Doppio K e avanti con mezzo avvitamento. Si preferisce fare il mezzo avvitamento perché è pericoloso per l'arrivo sulle ginocchia. Allora girandosi invece col mezzo giro si evita quello. Ed è molto difficile rispetto a tante altre uscite. Ora attendiamo il giudizio della giuria
agli anelli. Giuria che, come sappiamo, ricordiamo, è seguita dalla referente nazionale Fulvio Traverso, uomo di fiducia da diversi anni del direttore tecnico Fulvio Verati. Intanto, mentre vediamo ancora un altro bielorusso al volteggio, in questo caso abbiamo Pavel Bulaski, colgo l'occasione appunto anche per salutare tutti gli stranieri che ci staranno seguendo in questo momento, sicuramente dalla Bielorussia, dalla Norvegia e da Israele, che sono coinvolti in questo incontro, ma è un piacere, lasciamelo dire Franco, dare la possibilità anche all'estero di seguire un incontro italiano. Certo, in ginnastica. Certo. E adesso con questi nuovi mezzi si riesce a veramente a conquistare il mondo. Ma perché dà anche un'immagine diversa dello stesso movimento. Io ho letto azzurro. I complimenti l'altra volta dagli Stati Uniti, insomma, che poi loro sono abituati con tecnologie. Oltre il 40% dei nostri, di quelli che ci hanno seguito dal trofeo Città di Jesolo, gli spettatori, però è stato bravissimo. Controllare, sì. È stato bravissimo perché Andrea Russo. Sì. È stato bravissimo, l'ha fatto tutto il lavoro di spalle invece che di gambe, quindi questo gli ha permesso di recuperare. Molto, molto bravo, diciamo, in quelle situazioni. Sì. Oltre il 40% degli spettatori del trofeo Città di Jesolo erano degli Stati Uniti, americani, quindi è anche un modo per far vedere, insomma, il livello di preparazione dei nostri, lanciare un messaggio, un segnale. Certo. Peccato, ha squadrato troppo e di conseguenza è lì una caduta netta. Andrea Russo, che come età è tra quelli che potrebbero ritagliarsi il pass per i giochi olimpici giovanili, esatto, di Nanchino, esatto, deve praticamente cercare di centrare la finale all around a Sofia, quindi ci auguriamo davvero per lui. Comunque sta migliorando di volta in volta, ogni volta che lo vedo sempre migliorato, quindi va bene, il lavoro sta facendo è ottimo. La gran volta leggermente penalizzato, adesso farà la verticale, impostazione e l'uscita sicuramente. Gran botta dorsale, ecco, e cucina. Perfetto. Fermare l'arrivo significa che il movimento è stato eseguito tecnicamente bene, quindi non perde né la penalità per i passi e né la penalità per eventualmente l'errore. Continuano intanto i ginnasti bielorussi al volteggio, intanto diamo qualche punteggio. 12.200 Andrea Russo alla sbarra, l'abbiamo visto prima purtroppo protagonista di un'uscita non buona, un errore, una caduta. Ludovico Idalli agli anelli 14, pulito, con difficoltà di 5.400, un'esecuzione di 8.600. Marco Sarugerio alla sbarra ha preso un 13.250, mentre Tommaso De Vecchis agli anelli aveva ottenuto un 13.400. Ah, questo è un salto molto difficile. Doppio dietro carpiato. E purtroppo l'ha fatto con le gambe flesse, la caduta, quindi non sarà molto alto il punteggio. Pavel Bulaski, classe 1990, anche lui ha preso parte agli Europei di Mosca senza ottenere particolari risultati, mentre adesso alla sbarra vediamo salto di sbarra, levantesi, delle esigenze, secondo salto nei junior è difficile vedere più di un salto, quindi già due è ottimo. Lavoro in cubitale, è perno e adesso è pronto per l'uscita. Gara peso. Levantesi protagonista nel 2011 di una trasferta vincente dell'Italia Junior ad Elverum proprio in Norvegia, in un incontro bilaterale
Norvegia-Italia, arrivò decimo al concorso generale. Questo perché, Franco, devi sapere che comunque tra l'Italia e gli scandinavi c'è un rapporto di amicizia. Io ho accompagnato diverse volte come giudice proprio la giovanile, e nei vari incontri, oltre a quelli della Germania, la Norvegia, ne abbiamo fatti diversi, e sono contento di vedere che continua ancora questo accordo. Un gemellaggio, sì. Poi ambienti molto tranquilli, loro ci accolgono sempre a braccia aperte. Ecco, Paolo Ottavi intanto agli anelli, attenzione, perché per Paolo questo è un esercizio di punta, è una delle sue specialità. Ha sempre avuto vita difficile in nazionale in questo attrezzo, perché la concorrenza è stata sempre schiacciante con Matteo Morandi, Matteo Angioletti e Andrea Coppolino. Questi movimenti di forza, questo è fatto molto bene. Ancora, oltre al movimento di forza, ha fatto slancio forza, sempre per esigenze del codice. Adesso dovrà fare slancio forza, e ancora una bella croce allineata. Adesso come esigenza gli manca la gran volta, ecco, passaggio in verticale. Gran volta avanti, e adesso farà l'uscita. Su gara ha raccolto un buon esercizio, soprattutto nelle parti di forza, tranne una, le altre tutte quante bene in linea, tenute 2 secondi. 14.350 Lorenzo Ticchi agli anelli, adesso aspettiamo, mentre Levantesi ha preso 13.650 alla sbarra. Vediamo il punteggio adesso di Paolo Ottavi. Pulaski, Pavel Pulaski al volteggio 14.100, e quindi questo forse, diciamo, la prova al volteggio della Bielorussia non sta andando benissimo, forse quindi il vantaggio che aveva l'Italia senior è destinato anche perché a volteggio è facile salire dando molta distanza agli avversari, come è facile scendere, perché con le cadute perdita di un punto. Ecco il sardo Bartolini, Nicola ha fatto il suo salto, adesso ne farà un altro. Una volta saltato con avvitamento, adesso farà la parte cubitale. Ecco Adler, gira cubitale, perno, una volta è uscita, sarà un doppio teso con l'avvitamento. E questo è un ginnasta che ha grandi potenzialità, se mantiene le promesse veramente può dare, lasciare un segno importante nella sua carriera ginnica. Ce la curiamo per lui, perché veramente fisicamente bella linea, cioè. Dunque, dicevamo, Franco, appunto di questo gemellaggio con la Norvegia, perché l'anno scorso siamo andati noi a Oslo il 23 marzo in un triangolare con Norvegia e una società americana di Stanford, e l'Italia in quel caso anche vinse il concorso sia senior che junior. E l'anno precedente, nel 2012, invece fu Mortara con il 7° trofeo Andrea Massucchi a organizzare proprio un'Italia, Israele e Norvegia, quindi Israele era presente 2 anni fa qui da noi, e anche lì vinse sia la squadra senior che quella junior. Intanto Andrea Cingolani, lancio forza, adesso va bene, doveva tenere un decimo di secondo in più, questa leggermente inclinata, slancio forza, leggermente penalizzata per le spalle un pochetto troppo alte, questa pure non l'ha tenuta 2 secondi ed era leggermente obbligo. Fino adesso sta perdendo sulle parti di forza, invece, che abbiamo visto da Ottavi fare bene. Molto più stabile, sì. Eh sì. Però ecco, ci si può lavorare.
Il fatto che fugga via così velocemente forse è dovuto a un fatto di forma, perché comunque ricordiamo che Andrea è stato vittima di un incidente a Mersin nei giochi del Mediterraneo, solo l'allenamento sta riprendendo, quindi comunque tecnicamente c'è, mi permetto di dire è una questione di i movimenti ci sono, con più allenamento risolve tutti sono problemini, non è che sono cose bene. Intanto ecco Carlo Macchini, il quale ce lo godiamo perché è uno specialista di questo esercizio, dove appunto si è imposto agli Eyoff. Adesso ne parliamo, lascio a te il commento. Adesso farà un salto, esatto. Fatto un cover, cioè che per questa età insomma è abbastanza complicato, secondo salto. Qua leggermente fuori asse, però insomma ha recuperato bene. Bellissimo, questo è un Adler, sparato bene in verticale, ottimo. Questo sarà penalizzato, questo salto di mani, però insomma va bene e via. Ho detto che sono con una vera mia. Soddisfatto per la sua esecuzione, ricordiamo appunto, lo avevamo accennato, Macchini medaglia d'oro a Utrecht in Olanda, gli Eyoff, che sono gli European Young Olympic Festival, una manifestazione organizzata appunto dal CIO, dove appunto l'Italia squadra ha ottenuto il terzo posto, e l'anconetano classe 1996 della ginnastica fermo 85 ha stupito tutti aggiudicandosi la gara alla sbarra. Intanto ecco, stiamo vedendo, ringrazio la giuria per questa carrellata adesso su qualche straniero, abbiamo Addy Gazit, lo junior al cavallo con maniglie. Un esercizio di poco valore, tenuto male, però insomma, importante partecipare. Comunque senz'altro sono atleti interessanti, ma questo è un incontro che a noi interessa principalmente per i nostri ragazzi. Perché hanno in questo clima trovano la concentrazione giusta per sentire un po', come dicevi tu, l'atmosfera di gara. Esatto. Però tecnicamente, al di là dell'amicizia, ripeto, anche e soprattutto con la Norvegia, volevo continuare questo piccolo flashback. Nel 2011, Franco, non so se lo ricordi, ci fu un incontro internazionale ad Elverum, sempre fra Italia e Norvegia, andammo noi da loro e anche lì vinse sempre l'Italia Senior e l'Italia Junior. Nel 2010 invece a Livorno venne organizzato il primo Memorial Federico Chiaruggi, quindi colgo l'occasione per ricordare il grande Federico. Grande. E a cui vogliamo sempre tutti un gran bene, lo ricordiamo con tantissimo affetto e nostalgia. Ed è bello ricordarlo. Fu un'Italia-Norvegia di grandissimo livello che vincemmo, come abbiamo vinto anche i precedenti, ancora ad Elverum nel 2009, insieme a Ungheria e Slovenia, a Cesena nel 2008, ancora più indietro, volevo arrivare proprio a questo, Franco, nel 2006, un'Italia-Norvegia a Melegnano, che io ricordo con particolare affetto perché fu la mia prima trasferta quando arrivai in federazione, ricorrevano i 100 anni della Virtus Labor. Quindi io per la prima volta vidi questo sport straordinario, ne rimasi folgorato e innamorato. E quindi diciamo che anche il cuore ha valore quando uno fa un mestiere, capito? Perché è fondamentale nel nostro lavoro. Esatto, se non ti piace soffri, ecco. Quando devi raccontare lo sport lo ami, questo è Luigi Dagliavini che ha fatto un ottimo esercizio. Esatto, si mette ottimo, molto molto ben tenuto. Vediamo questa bella, cioè, come difficoltà inferiori a questa bella inquadratura stretta delle mani sul ferro. Come tenuta è molto buono come esercizio. Ecco, intanto una inquadratura dei premi, tantissimi premi messi in palio dalla Kines Roma per questo
triangolare, quadrangolare, perché appunto abbiamo detto la differenza sono tre squadre per i senior, tre squadre per i junior, in totale quattro nazioni. E in questo intervallo della terza rotazione, Franco, io volevo ricordare qualche cosa anche sulla società, insomma, dalla quale provieni tu, insomma. E la ginnastica romana, abbiamo detto appunto la sua ubicazione, la sede nello stadio olimpico, nella pancia del grande calcio, c'è questo gioiello di ginnastica romana che nel 2012 ha festeggiato i suoi 60 anni, perché è nata, ce lo ricordi tu, perché è una data che è vicina ad un'altra, vicina a un'altra data importante. È nata il 27 ottobre del 52, io sono nato il 27 giugno del 52, sembra il destino mi abbia segnato. Siete coetanei. Esatto, a 10 anni ho iniziato a lavorare in questa società con il grande tecnico che vogliamo ricordare, Angelo Manoni, recentemente scomparso il settembre scorso, anche lui ci ha lasciato. Era un tecnico che stava avanti di anni rispetto a tutti gli altri. All'epoca. Presidente anche della società dall'83 all'86, presidenza che è passata attraverso nomi prestigiosi, quasi mitici, diciamo, per l'immaginario collettivo della ginnastica. Fra questi personaggi, oltre a Angelo Manoni, il quale ricordiamo è stato forse uno dei primi inventori del tappetone, il tappetone che vediamo anche oggi qua. Non esisteva, io mi ricordo una gara che facemmo a Copenaghen, e per la palestra d'allenamento invece che non esisteva la gomma piuma, c'era la segatura. E quindi ogni volta facevi l'uscita alla sbarra, poi ti dovevi stare lì a pulire, poi entrava nel nato. Ecco. Stiamo parlando proprio degli albori. Questo è 1967. Quindi immaginiamo, adesso stiamo vedendo Ludovico Dalli che adesso all'arrivo atterrava sulla segatura. Esatto, no, quello però era solo per l'allenamento. Okay. Poi per invece i tappeti di gara non c'erano questi tappeti, c'erano i tappeti di cocco, quelli, diciamo, che noi ci puliamo i piedi adesso, formati così, e poi cominciarono i primi Serneige, che sono quelli un po' però molto duri, e lì, diciamo, i salti di sbarra erano molto semplici, c'era solo il salto di sbarra e il Voroni, non è che ce n'erano tanti, però se uno sbagliava andava sul tappeto molto duro. Qui per fortuna c'è il tappetone di Manoni, l'evoluzione della ginnastica va di pari passo con l'evoluzione degli attrezzi, capito? Beh, sappiamo della pedana del corpo libero, pedana esempio, del corpo che libero ha livelli... è andato più avanti possibile, gli stagi delle parallele che hanno un'elasticità che prima non avevano, diciamo la sbarra che è rimasta pressoché uguale come sistema, però ai tempi, diciamo, degli anni 60 era un ferro che doveva essere rigirato dopo una settimana perché prendeva la curva, adesso c'è l'armonico che dà una certa elasticità. Dopodiché gli attrezzi pure d'arrivo è importantissimo. Il cavallo, quando facevo ginnastica io c'era addirittura con le maniglie, era una curva che bastava spostarsi di qualche centimetro e praticamente perdevi l'equilibrio. Adesso si possono fare questi esercizi di alto livello, però le maniglie sono diventate diverse, cioè l'appoggio pure sui polsi è più morbido rispetto a una volta, quindi gli attrezzi sono fondamentali. La tavola del volteggio, all'epoca nostra c'era il cavallo alto 1,35 m, lungo 1,35 m ed era cortissimo, cioè l'appoggio delle mani era molto limitato, adesso c'è la tavola e quindi dà più sicurezza e dà la possibilità di andare avanti con la ginnastica, se no ci eravamo fermati. A proposito di quei tempi, sono stati invitati, adesso dalla mia postazione non riesco a vedere la tribuna autorità, se magari chiedo se mi confermano, se hanno accettato l'invito, Pasquale Carminucci e Franco Menichelli. Franco in particolare, Menichelli, tuo omonimo, è stato un grandissimo campione della ginnastica romana, esatto. Allenato da Gianluigi Ulisse, il quale proprio con Franco Menichelli presentò per la prima volta in pedana al corpo libero i pantaloncini corti anziché quelli canonici lunghi. Esatto. Quindi un'altra novità della ginnastica romana. Stiamo parlando della ginnastica romana, intanto ci ha raggiunto qui in postazione per Luigi Miranda, perché in precedenza abbiamo parlato anche della ginnastica Civitavecchia.
Pierluigi, perché sono delle grandissime realtà del Lazio, di Roma, Ginni, che insieme alla Kines Roma, che organizza oggi qui questo incontro. Io ti ringrazio di averci raggiunto, perché abbiamo ricordato, poi avrai modo di risentire la registrazione sul canale YouTube della federazione, e abbiamo ricordato le precedenti organizzazioni della che tu sorridi perché te le ricordi con la fatica e il sudore ogni volta, dalla Mediterraneo Gin Cup, siamo arrivati addirittura all'NL Cup del 2007, e adesso hai dato una mano a Carmine Luppino e alla Kines Roma per questo nuovo evento. Ecco, raccontaci un po' qualcosa su come è nata questa idea. L'idea è andata, diciamo, incontrandoci fra di noi, abbiamo deciso di fare questa manifestazione per portare, erano un po' di anni che nel Lazio non si portava una ginnastica di alto livello, quindi abbiamo colto subito l'occasione, ci siamo messi subito all'opera. Siamo partiti un po' tardi, devo dire la verità, però alla fine siamo riusciti a concluderla nel modo migliore. La manifestazione del campo di gara, insomma, mi sembra molto accogliente, e quindi siamo contenti del lavoro fatto. Quanti spettatori ospita questo impianto? Diciamo totale. No, però 1100 posti ci sono. Non è enorme, ma è pieno in ogni ordine di posti. Diciamo che ho fatto questo piccolo appunto perché l'impianto non permette forse di dare la possibilità, perché la ginnastica ormai ha raggiunto dei livelli che riempiamo palazzetti enormi. Tu hai fatto nel 2008 un esperimento molto ardito di organizzare un evento al Palaeur, che abbiamo preso il Palaeur automatica, 12.000 posti, insomma, in quell'occasione riempiste tutto il primo anello. Primo e secondo, se è preciso, perché comunque i biglietti venduti, me lo ricorderò sempre, sono stati 8.753, quindi è stata una meta molto molto... E possiamo dire che era prima di ginnastica vite parallele. Prima di ginnastica vite parallele, infatti ci sto pensando di riportare un evento lì al Palaeur. Adesso forse non basterebbe neanche più il Palaeur automatica, no, ma questo naturalmente... E vale per la femminile, perché c'è questo grande lancio promozionale di questo programma di MTV, ricordiamo che ci ha dato grandissima popolarità, però il fatto che tu abbia ricordato con tutta quella gente nel 2008 dimostra il fatto che comunque la ginnastica era bella e popolare anche prima. Sì, è stato sempre uno dei motivi per cui, diciamo, mi ha appassionato sempre questo sport, e cui ho dedicato anima e corpo a questa attività, e credo con dei risultati che mi danno molta molta soddisfazione. Pierluigi, scusami, do i risultati. Dopo tre rotazioni abbiamo l'Italia Senior che conduce con 173.550 davanti alla Bielorussia con 171.550, quindi gli abbiamo dato due punti, una Bielorussia che ha pagato forse qualche errore di troppo al volteggio, e la Norvegia con 155.600, mentre tra gli juniores abbiamo gli azzurrini sempre in testa con 162.800 davanti a Israele 156.500, quindi davvero un divario importante, mentre la Norvegia insegue abbastanza distaccata, 145.900. Stiamo vedendo adesso la Bielorussia alla parallela pari. Volevo chiudere, insomma, solo il discorso con te, ricordando tu sei anche consigliere federale, e quindi credo che, permettimi di dire ancora una volta, insomma, che il coraggio del Consiglio federale nell'intraprendere questa iniziativa dello streaming del canale YouTube federale è stato veramente ripagato da... No, veramente è un'ottima cosa, sento la contentezza proprio da parte della gente di questa bellissima iniziativa, un'iniziativa nuova, un'iniziativa che sta rendendo anche molto, perché viene seguito, me lo chiedono, stiamo migliorando, vedo sempre di più, quindi diciamo bravi a chi ha portato avanti questa iniziativa, bravo al Consiglio tutto federale che l'ha appoggiata subito in pieno, e grazie anche al Presidente che ha avuto modo di portare avanti questo tipo di iniziative, per lui posso dirlo,
innovative, insomma. Beh, naturalmente, streaming, insomma, internet. Sono cose che francamente devo dire, anche io e te siamo comunque già di una generazione, sì, facciamo fatica anche già noi a capire come funzionano tutte queste novità, soprattutto i social. Comunque adesso nelle prossime dirette diamo un'anticipazione, ma ci stiamo attrezzando in modo tale che possa comparire già sullo schermo al fianco dell'immagine video anche la discussione social, che adesso probabilmente è in corso sul nostro canale YouTube, in modo tale da leggere in diretta i commenti degli appassionati. Cioè qualcosa di incredibile. Bello, bello, bravi. Ecco, intanto prosegui la gara. Io ti ringrazio ed ecco ti lascio andare, perché so che sei abbastanza indaffarato, impegnato, sì, sul piano organizzativo, e complimenti ancora per grazie a te, dottor. Grazie a Franco, è stato un mio mentore. Bravissimo, grazie. Franco Pistecchia veramente ha cresciuto intere generazioni di ginnasti. Senz'altro sul vecchio. No, vabbè, non è un fatto ho iniziato presto. Ecco, hai iniziato presto e senz'altro sei stato sempre molto dentro alla famiglia della ginnastica. Intanto stiamo vedendo Andrea Russo al corpo libero. Io però, ecco, per completare, scusa il discorso che stavo facendo prima, abbiamo detto di Menichelli, Gianluigi Ulisse, ma volevo un attimo ricordare proprio chi è Franco Pistecchia, perché tu sei stato appunto direttore tecnico della maschile societario alla ginnastica romana dal 72 al 2011. Hai ricoperto l'incarico ad interim dall'89 al 91 per la femminile, quindi ecco, da questo nasce la tua grandissima competenza in entrambe le sezioni. Ma in particolare hai anche tu all'attivo alcune primizie. Per esempio mi sono documentato, ho letto che sei stato uno dei primi, cioè se non il primo, a proporre alla federazione l'istituzione della scuola di ginnastica per i giovani atleti, che adesso è adesso è diventata una cosa normale praticamente. Esatto. Però soltanto se tu con i bambini piccoli riesci a stare tante ore in palestra senza tralasciare lo studio, riesci a fare una scuola che è proprio di valore, sia a livello tecnico sia a livello culturale. Hai portato ai campionati italiani il primo ginnasta che ha eseguito un grande salto alla sbarra, sì, in difficoltà superiore. Diciamo che il Markelov era uno dei primi salti che si facevano all'epoca, si faceva il salto di sbarra o il salto Vronin. A un certo punto sono usciti i primi salti, il Ginger, il Markelov era un salto che fu presentato a livello internazionale. In Italia ancora non c'era nessuno, e io avevo un ginnasta, Cifarelli, Enzo Cifarelli, che faceva benissimo questo lancio, perché deriva dal tempo di planche, e riuscì a farlo bene. E mi ricordo quel campionato nazionale che praticamente fece questo salto bellissimo, ed era talmente emozionato che poi ha sbagliato tutto il resto, quindi invece di prendere un punteggione, prese un punteggio ridicolo. Sono esperienze queste. Abbiamo visto Barkalov, che è davvero uno dei migliori interpreti della squadra bielorussa, alle parallele pari, il ginnasta, se non ricordo, è arrivato 18° al concorso generale agli europei di Mosca. E ha fatto un salto rimpugnato teso, che è molto bene. È un doppio carpio d'uscita, molto bene. E mentre si sta preparando Matteo Levantesi al corpo libero, vediamo, ecco, no, volevo continuare questa carrellata ricordando anche che la società Ginnastica Romana, per concludere il nostro discorso sulla tua società, purtroppo quest'anno è retrocessa in Serie 2 con la femminile, era in A1, squadra seguita da Valeria Beltrame, no? Ricordiamo. Sì. E la maschile invece non è riuscita di pochissimo, è arrivata al quarto posto, ha combattuto fino all'ultimo per salire in Serie 1, è rimasta in A2, quindi dall'anno prossimo la romana, sia maschile che femminile, in A2. E abbiamo avuto una gara che mancava totalmente il prestito importante, che è il Russo, e quindi l'abbiamo pagato poi nei proseguo, perché la prima gara è andata bene, Firenze, siamo arrivati secondi. Molto bene, sì, a Firenze secondi. E poi dopo c'è stata una gara senza un ginnasta di valore, che abbiamo visto pure prima. Questo De Fasci non deve parire. Torino e Desio, sì, la squadra ha faticato. E quindi poi abbiamo recuperato qualche cosa, ma va bene così, insomma. Anche perché stiamo lavorando molto sui giovani. Certo. Ginnasti, ecco, ci siamo permessi di dare in prestito Andy Valerio. E quindi siamo andati avanti con altri ginnasti giovani.
Ecco Lorenzo Ticchi al volteggio, inizio della rincorsa ai 25 metri, parte la sua rincorsa. Dovrebbe fare un ottimo volteggio lui. No. Perché? L'ho portato Iella. Di solito è bravissimo. No, sulla carta un salto importante, esatto. Che però purtroppo è andato leggermente fuori asse sì. E l'ha pagata. Addirittura ecco lì. Fuori dal tappetone, sì, rischiando sì. Anche di farsi male. Sì. Purtroppo ha sbagliato proprio dall'inizio tutto il salto. Intanto scusami, do qualche punteggio. Andrea Russo 13.050 al corpo libero, Paolo Ottavi 13.900 al volteggio, Carlo Macchini al corpo libero 12.150 e francamente Barkalov, ecco, vale la pena. Dimitri Barkalov prende 14.450 alle parallele pari. Intanto ecco il suo collega in azione, abbiamo Zarjevic, Alexander Zarjevic, classe 1986, e questo è un ginnasta che ha già un palmarès di un certo rilievo, perché ha vinto la medaglia di bronzo alla sbarra agli Europei di Mosca lo scorso anno, quindi lo aspettiamo sul suo attrezzo, vediamo, per goderci l'esercizio. Ma anche diciamo qui. Che qui è molto pulito, un esercizio che non è all'altezza a livello mondiale, perché adesso a livello mondiale fanno esercizi che con una nota di partenza molto elevata. È stato molto pulito, ma come è successo anche con Ticchi, bisogna ricordare che l'esercizio poi finisce dopo l'arrivo, quindi e conferma che porto Iella, perché io ho detto a quello fa un ottimo tempo, quest'altro punto pulito, tac. Non c'è nella ginnastica, lo dico proprio perché sono sicuro che non è così. Franco, nella ginnastica non si inventa nulla, no, ce non lo insegni, quindi non c'è, esatto. Non c'è, anche se la scaramanzia esiste, certo, perché ci certo. Sono tanti esempi, gesti scaramantici dei ginnasti, ma questo ginnasta è iniziato con doppio avanti e ha fatto un tabac a raccolta, quindi si vede che è molto portato per i salti avanti. Marco Sarruggerio è veramente un bel ginnasta, una promessa importante sulla quale Fulvio Velati punta, si allena anche lui a Milano, a Biovada. Marco è di Segrate, tesserato per la Juventus Nova. Vediamo, dovrebbe fare la finale, doppio avvitamento, il saltello, vabbè. Vediamo le fasi, la finale. Edalli al volteggio. Sì, Ludovico Edalli, intanto scusami, stavo cercando di recuperare qualcuno qui in postazione per venirci a raccontare un po' dal di dentro la gara. Sto aspettando il direttore tecnico Fulvio Velati, al quale vorremmo. Ecco, la soddisfazione di Ludovico, sì. Che anche lui è un ginnasta che si sta veramente, è nel momento decisivo della sua carriera. Sì, adesso si sarà veramente o la va o la spacca. Esatto. Sì. Dopo i campionati assoluti italiani lo scorso anno, adesso ricordiamoci, saranno gli assoluti quest'anno, li trasmetteremo anche gli assoluti in diretta streaming sul nostro canale. Saranno il 31 di maggio dopo gli europei, abbiamo i campionati assoluti di Ancona, 31 maggio 1 giugno, in parziale concomitanza con gli assoluti di Rittimica che si svolgono invece a Rimini. Ecco Nicola Bartolini con i suoi vistosi tatuaggi. Ma questo una volta non si vedevano queste cose, esatto. Anzi, addirittura i giudici penalizzavano se uno aveva i capelli lunghi, esatto, l'anni è della protesta degli anni 60. Oggi è consentito, a volte lo facevamo apposta, capito? A metterci i capelli lunghi per far vedere ai giudici che adesso capirai, abbiamo l'olandese volante lì con quei capelli. Zonderland, perché Zonderland è veramente un cherubino, è biondo ma è forte.
Ah, intanto che stiamo vedendo le fasi di riscaldamento, di preparazione. Allora, qui in postazione, come avevo annunciato, ci ha raggiunto il direttore tecnico della maschile, Fulvio Velati. Fulvio, un piacere, ciao, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. E intanto lasciamo un attimo andare Franco a salutare delle persone, e io con Fulvio volevo solamente avere un primo parere dopo tre rotazioni e mezzo, insomma, di quello che stiamo vedendo. Insomma, abbiamo sottolineato la buona ginnastica degli azzurri. Anche sì, indubbiamente, ma stiamo assistendo ad un bellissimo spettacolo, perché intanto già con la squadra juniores, anche Israele, rispetto a 2 anni fa che era stata nostra ospite in una manifestazione del genere, questi ragazzi hanno avuto un miglioramento eccellente, proprio veramente di alta qualità, tanto più che parlando adesso con il loro responsabile, che è diventato presidente del comitato tecnico europeo, Jackie Vixnia, stanno pensando di poterli utilizzare per i prossimi campionati del mondo. Quindi ecco, sicuramente il livello è cresciuto, è molto alto da parte di tutte le nazioni. La Bielorussia, non dobbiamo dire niente di più, perché è una delle migliori nazioni al mondo, e la Norvegia è sempre un piacere averla come ospite, anche perché essendo un paese nordico con delle determinate tradizioni, sta dimostrando anche loro di avere un buon bagaglio tecnico, e di anno in anno si stanno proponendo proprio a livello europeo. Poi i nostri ragazzi, cosa devo dire, qui abbiamo proprio la crema, abbiamo dovuto fare delle scelte per mettere in campo i 6 junior e i 6 senior, ma stiamo vedendo ad una buona crescita tecnica, delle buone esecuzioni con i ragazzi juniores ai campionati d'Europa che ci saranno tra 15 giorni, contiamo proprio di fare una bellissima figura. Con la squadra senior cerchiamo di entrare nelle prime 8 per poter disputare la finale di squadra, in modo da proporci anche con un buon biglietto da visita per i prossimi campionati del mondo. Ecco, abbiamo detto delle assenze dell'ultimo minuto di Matteo Morandi, abbiamo detto appunto ha avuto un problema OSEC al ginocchio, e se ci puoi dare, abbiamo anche anticipato che sono in corso degli accertamenti, se hai qualche informazione in più in vista degli europei per quanto riguarda Matteo. Sì, Matteo ha avuto questo problema lì durante la competizione OSEC, gli si è bloccato il ginocchio, per cui come è rientrato in Italia abbiamo subito predisposto una risonanza magnetica. Ecco, qui vediamo Cingolani, bellissimo il suo salto. È una specialità di Andrea, il volteggio, naturalmente il salto è... Indubbiamente, infatti anche il campionato d'Europa, speriamo che anche sul secondo salto possa raggiungere questa stabilità come nel primo salto, che oramai già in diverse gare lo sta presentando in modo ottimale. Tornando a Matteo, niente, abbiamo predisposto questa risonanza ha evidenziato alcuni problemi al menisco, per cui si sta valutando se è il caso di fare l'intervento o se invece è sufficiente una riabilitazione per cercare di portare avanti il repertorio, quindi l'allenamento. In questo momento doveva effettuare qualche giorno di riposo, per cui non c'è in questa competizione. Poi faremo le nostre analisi per la squadra, per i campionati d'Europa, perché ripeto, per noi è importante la gara di squadra, perché ci dobbiamo strappare un buon biglietto da visita per i campionati del mondo di Nanning ad ottobre, che sono prequalificanti per i prossimi mondiali, decisivi per strappare il pass olimpico. E ricordiamo, ecco, la Bielorussia, se non sbaglio a memoria, è stata comunque uno dei nostri avversari a Tokyo, insomma, certo. Quindi comunque il test di oggi è probante, Tokyo nel 2011, quando la nazionale italiana
stava quasi rischiando di combinarla grossa, forse distratta da parte dei più forti, insomma, per cercare di ottenere un risultato individuale. Esatto. Poi la squadra si è ricompattata alla grande, lo ricordo perché c'è il lieto fine, si è ricompattata alla grande a Londra al Test Event, ha compiuto un'impresa straordinaria di finire comunque dati a Brasile e Canada, che sono assolutamente un'impresa storica, perché i ragazzi, come hai detto bene, si sono guardati in faccia, abbiamo detto cosa stiamo facendo qua, rischiamo di... E allora si sono messi al servizio proprio della squadra, tutti quanti, e hanno fatto una gara eccellente a Londra, ottenendo appunto il visto per i giochi olimpici. E l'altra defaillance del last minute è stata quella di Bresolin, ecco, se ci vuoi dire cosa è successo, come sta Simone. Ma dunque, io ho ricevuto una telefonata da parte del questa competizione. Al suo posto Carlo Macchini, che si è fatto trovare pronto perché sta facendo un'ottima gara, mi sembra. Sì, Carlo è pronto sugli attrezzi che già stava stabilizzato. Sì, esatto, gli stava portando verso il suo repertorio tradizionale, mentre sugli altri attrezzi ancora qualche difficoltà. D'altronde Carlo sta passando un periodo di crescita fisica con delle problematiche fisiologiche che non dipendono da lui, sono indipendenti dalla sua volontà e indipendenti anche dalla necessità di un allenamento continuo. Gli auguriamo di potersi riprendere al 100% immediatamente. Mentre per Simone valutiamo adesso alla fine della settimana la situazione, e già settimana prossima faremo in modo di vederlo lì a Milano assieme al gruppo, in modo da capire esattamente come sono le sue condizioni, se è in grado di, come noi speriamo, di poter essere presente in questa squadra e i campionati d'Europa. Senti, quindi la femminile ha già annunciato la formazione, mentre tu che tempi ti dai? Nel senso, no, la formazione possiamo... praticamente l'avevamo un'idea già... di massimo c'è, perché abbiamo dovuto, esatto, anche dare entro una deadline che ci impone l'organizzazione dei nomi, però esatto, ecco, tu hai ancora dei margini. Aspettiamo per poter... il termine di questa competizione, poi per completare le nostre analisi e stabilire esattamente la squadra. Esatto, da questa veramente botte risposta alcune considerazioni. Da questa gara già abbiamo visto una cavallo con manini di Alberto Busnari a livello mondiale. Sì, veramente... indubbiamente Alberto è un professionista serio, devo proprio dirlo. Io sono alcuni anni che spingo perché lui smetta di fare ginnastica e passi da quest'altra parte della barricata a fare l'allenatore. Con calma, invece... però, visto come sta andando ultimamente. Invece lui dice è ancora molto determinato e continua. Credo che stia inseguendo disperatamente una medaglia che si merita come pochi altri. Indubbiamente che gli hanno defraudato agli ultimi campionati del mondo. Esatto, e anche a Londra se vogliamo. E poi volevo sottolineare un buon corpo libero di Andrea Cingolani, che comunque mi sembra che stia recuperando bene all'infortunio di Mersi. Sì, diciamo che ha recuperato totalmente, infatti su Andrea puntiamo molto sul corpo libero, anello e volteggio. Lui è uno specialista in questi tre attrezzi, pur avendo anche gli altri tre che possono servire a una squadra. Certo, e questo è giusto appunto per andare a evidenziare alcune punte, poi chiaramente gli altri vediamo come si concluderà la gara. E la formazione sarà composta da 5 ginnasti, la formula è il 5-3-3 anche 5-3-3 sì, per i senior, 5-4-3 per gli junior, esatto, perché i junior
si giocheranno anche l'ingresso per i giochi olimpici giovanili. Ecco, abbiamo detto di, se non abbiamo sbagliato, Andrea Russo ha l'età per concorrere, ce n'è un altro, ce n'è qualcun altro che potrebbe... No, noi puntiamo su Andrea Russo. Su Andrea Russo, perfetto. Sta dimostrando di ecco la classifica, Fulvio, intanto se vuoi, abbiamo due punti di vantaggio sulla Bielorussia, 230-050, 228-050. La Norvegia è staccata, è più staccata, ma anche a livello juniores vediamo, ecco, il volteggio 14.850 di Andrea Cingolani, che a Osijek in Coppa del Mondo era arrivato settimo, se non sbaglio. E sì, perché ha sbagliato il secondo salto. Quindi è il punteggio su un salto solo, e quello diciamo di Osijek naturalmente erano due, era la media. Bartolini 14.350 anche. E siamo già sul cavallo con maniglie, siamo partiti con la quinta rotazione. Beh, allora mi sembra che ci siamo detti tutto. L'organizzazione, ne abbiamo già parlato con Miranda, Carmine Luppino per la Kines Roma, che è la società che organizza l'evento, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Sì, complimenti a loro veramente, perché ci hanno permesso di organizzare questo evento, che per noi è molto importante proprio per testare la nostra preparazione per i campionati d'Europa. Quindi veramente un grazie a Carmine e un grazie a Pierluigi per l'impegno che hanno profuso per questa manifestazione. Bene, io ti ringrazio, ti lascio andare perché so che devi seguire bene con i tuoi appunti la gara, e quindi in bocca al lupo per... Crepi il lupo e buon divertimento ai telespettatori. Grazie Fulvio. Certo. Con Franco riprendiamo la telecronaca. Qui abbiamo la nazionale senior che è impegnata al volteggio, mentre l'Italia juniores è al corpo libero. Ho messo un errore. Senior e parallele. Sì, senior sono alle parallele, mentre gli junior sono al cavallo con maniglie. Abbiate pazienza, ho letto una riga per un'altra dell'ordine di lavoro. E Franco, si parte. Impennata. Abbiamo Tommaso De Vecchis. Lancio appoggio, salta avanti, omna. Verticale, adesso fra contro kip. Gran volta, arrivo su un braccio, su un ostaggio, gran volta, buono questo salto, peccato la mano non mi sta leggermente in ritardo, verticale, dietro front, e doppio carpio d'uscita, molto alto, un leggero sbilanciamento, ma insomma, va bene. Allora, qui abbiamo presente nel palazzetto il presidente del comitato tecnico internazionale, vorremmo poi averlo nostro ospite, anche grazie all'aiuto di Gianfranco Marzolla, che è responsabile delle relazioni internazionali della federazione. Gianfranco, un'altra colonna storica della ginnastica azzurra, lo ricordiamo insieme a Franco Menichelli e ai fratelli Carminucci nella squadra medaglia di bronzo a Roma del 60. E vorrei anche ricordare che sono presenti qui al palazzetto di Santa Marinella il sindaco Roberto Bacheca, che ha sempre creduto nella ginnastica, proprio essendo al fianco della federazione, degli organizzatori, nelle precedenti occasioni che abbiamo ricordato poc'anzi, insieme al presidente federale Riccardo Agabbio, che è in tribuna autorità, c'è il segretario generale Roberto Pentrella e il presidente del comitato regionale Lazio Paolo Pasqualoni, e l'assessore allo sport Stefano Toppi e l'assessore al turismo Alessio Marcozzi della comune. Yeah.
raggiunge in postazione dopo i saluti con Franco, il presidente federale Riccardo Agabbio, che salutiamo. Presidente, ben arrivato. Aspetta che ti aiuto a... ecco. Intanto Franco, la preparazione all'attrezzo, vediamo, ecco presidente, ben arrivato. Siamo qui a commentare questa gara maschile nel Lazio, vicino alla sede nazionale della federazione. La grande ginnastica mancava qui nel centro Italia, nel Lazio in particolare dal 2009, l'abbiamo ricordato, allora fu il Memorial Climent Co l'occasione per portare la ginnastica femminile, e questo incontro oggi presenta l'eccellenza della maschile a pochi giorni da Sofia. Credo che, insomma, non so qual è il tuo parere dopo cinque rotazioni, mi sembra che... Il mio pensiero è che è un test importante sia per la nostra nazionale senior che per la nazionale junior. Per la nazionale senior è logico che stanno affinando la preparazione in vista degli europei, anche se questa è una competizione per squadra, però ecco, è molto utile per delle indicazioni che potrà avere il direttore tecnico nazionale in vista degli europei di Sofia. Intanto, scusa, abbiamo visto uno dei rari errori di Andrea Cingolani, che fino ad ora aveva fatto un'ottima gara, e qui purtroppo alle parallele ha... Infatti, ho visto, di solito non sbaglia neanche in questo attrezzo. Non è uno dei suoi attrezzi di punta, però anche qui lui non sbaglia di solito, questo errore non è da lui, ci può stare. Comunque è un errore che ci sta. Ho visto anche questa nostra rappresentativa, se la sta battendo con la Bielorussia, che è una bella squadra, una squadra che però ha commesso molti errori, soprattutto negli esercizi di eccellenza per la Bielorussia, come può essere al volteggio. Ho visto anche la squadra giovanile, quindi bene, perché oltre i noti Pertolini, Ruggerio, abbiamo visto anche Levantesi, abbiamo visto Russo, Macchini, Italiani, insomma, un bel vivaio e un bel ricambio, perché possono continuare a sostenere gli impegni poi nel futuro per la squadra senior. Ecco presidente, volevo ricordare, colgo l'occasione che è qui lei, che il 1° maggio, quindi l'altro ieri, Adesio era presente all'incontro internazionale fra Italia e Russia di ginnastica ritmica, è stato un altro bellissimo evento, e adesso qui siamo con l'artistica, un altro evento internazionale in altri 2 giorni. Insomma, le nazioni straniere vengono volentieri in Italia, l'Italia organizza dei grandi eventi di ginnastica e questo fa bene al movimento. Ma guarda, una considerazione al di là della ginnastica, in Italia vengono tutti ben volentieri. Soprattutto adesso, se c'è bel tempo, se ci aiuta. Se il tempo poi è bello, qui un paese fantastico il nostro. Si mangia bene, si sta bene, certo. Tutti vogliono venire da noi. Però al di là di questa battuta, devo dire che effettivamente la nostra federazione è una federazione apprezzata sia per il livello organizzativo sia anche per il test che possono fare nei nostri confronti. L'altro giorno ad Esio c'era la Russia, che primeggia nel campo della ritmica sia individualmente che nell'insieme. La sua presenza ad Esio anche lì era per verificare un po' nel contesto mondiale qual è il grado di preparazione in vista anche loro degli europei nei confronti della nostra nazionale. Hanno vinto loro, però insomma, entrambe siamo lì, ecco, un errore in più o in meno può determinare la vittoria finale. Quindi sono venute loro a rendere omaggio alla nostra rappresentativa, e quindi lo stesso avviene anche per le altre
federazioni, per le altre sezioni basta ricordarsi Jesolo, che praticamente è una presenza molto nutrita, e gli Stati Uniti, soprattutto... Stati Uniti non solo, ma il Giappone, ma poi anche l'Australia, quindi la si può dire, oltre che la Romania, è una rappresentativa, insomma, di nazioni di tutto il mondo, quindi in tutte le attività vengono volentieri. E questo poi tra l'altro è amplificato dal fatto che grazie alla trasmissione streaming che noi facciamo gratuitamente visibile in tutto il mondo, permette di usufruire, di vedere questa grande ginnastica che si fa in Italia anche al di là dei nostri confini, e creando, diciamo, interesse e anche una buona immagine del nostro paese, della nostra federazione, insomma. Certo. Abbiamo parlato prima con Pierluigi Miranda, facendogli i complimenti per l'organizzazione anche di questa idea, appunto, del canale YouTube, che, insomma, non ci stancheremo mai di dirlo, è qualcosa che... Questo YouTube è il nostro canale, naturalmente è un canale che ci permette, appunto, di poter trasmettere queste trasmissioni in diretta, cosa che non avremmo mai potuto fare con la Rai o con un'altra emittente televisiva, perché il rapporto è diventato molto più difficile. Noi in questo momento abbiamo un rapporto di collaborazione per solo due trasmissioni, di cui una ce la siamo già giocata con la Coppa del Mondo a Pesaro, e l'altra ce la giocheremo con il Grand Prix che svolgiamo tutti gli anni in Italia, quindi tutte le altre manifestazioni sarebbero rimaste all'oscuro se non avessimo avuto questa opportunità di avere questo canale, che, diciamo, è il nostro canale, è il canale della ginnastica, che ci dà questa possibilità di poter trasmettere e quindi di dare ai nostri appassionati l'opportunità di vedere le gare in diretta. Ma all'oscuro non solo per, come diceva lei, per i nostri appassionati, che per noi sono i più importanti naturalmente, ma anche per gli addetti ai lavori internazionali, perché oggi ci seguiranno senz'altro dalla Bielorussia, dalla Norvegia, da Israele, e saranno ben contenti di poter vedere questa gara in diretta sul nostro canale. E la presenza anche qui del presidente del comitato tecnico dell'UEG, Jakob Gizna, testimonia, insomma, comunque una... l'importanza, la centralità dell'Italia della ginnastica, insomma, nel contesto quantomeno continentale, poi mondiale. Sì. Il presidente è un buon amico dell'Italia, però in questa occasione è venuto direttamente anche a seguire le evoluzioni della squadra junior. Loro hanno una squadra junior, per vedere i progressi e anche per verificare lo stato di preparazione anche loro in vista degli europei junior che avranno adesso a Bari. Ma diciamo che abbiamo anche altri impegni in calendario. Presto saremmo nel mese di giugno a Ragusa, in un centro del CONI adibito a favore della Federazione Ginnastica, dove ci saranno praticamente le commissioni tecniche internazionali e quelle europee, che saranno a Ragusa, per definire un po' i programmi e i codici del futuro. Quindi l'attenzione dei nostri, diciamo, di dirigenti internazionali nei confronti della nostra federazione è sempre viva. Diciamo anche che abbiamo la presenza dei nostri rappresentanti in questa commissione, che come Donatella Sacchi, che favoriscono la presenza in terra italiana. Naturalmente abbiamo visto anche Cristina Casentini, che poi Cristina Casentini sarà anche lei nel campo, non so, la responsabile nell'ambito dell'aerobica in campo europeo, e anzi proprio lì a Ragusa svolgeremo i primi giochi del Mediterraneo di ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica e di aerobica, proprio per i paesi confinanti bagnanti il mare del Mediterraneo. Io però sto rubando il commento al nostro mitico Franco Pistecchia. Può rubare tranquillamente. Oggi esordito come commentatore tecnico, ma è veramente una risorsa, è un pezzo di storia della federazione. Sì. È sempre un piacere. Eh beh.
Allora, io sì, la ringrazio di questa visita sempre gentilissima e la lascio tornare, anche perché so che qui c'è il sindaco Roberto Bacheca, insomma l'amministrazione locale è sempre stata molto vicina alla ginnastica, certo. Sono degli amici, quindi... Diamo spazio alle istituzioni, lasciamo... soprattutto se le istituzioni poi ci concedono spazio in tutti i sensi alla ginnastica. Assolutamente. A voi invece, come sempre, il mio ringraziamento sia per le trasmissioni ma sia anche per le iniziative che noi abbiamo realizzato e che stanno praticamente godendo il favore del pubblico. Vedo che molti si complimentano per queste trasmissioni e per l'opportunità che noi diamo a loro di poterla seguire. Certo. Quindi complimenti Ciaralli. Grazie Presidente, grazie mille, grazie a voi e ci sentiamo alla prossima occasione. In bocca al lupo per Sofia e speriamo di festeggiare, di poter commentare positivamente in futuro. Lascio la cuffia al mitico Franco Pistecchi. Allora Franco, ci siamo un po' distratti dal commento della gara, però diciamo ci siamo distratti, però si controllava lì e abbiamo avuto un errore al cavallo con maniglie. Purtroppo una caduta, quindi la perdita di un punto. Andrea Russo, sì. 11.550, infatti, il suo punteggio è basso. Infatti, c'è questo... stata quella caduta che... Sì, sì, sì. Paolo Ottavi, 14 alle parallele. Marco Sarugeri al cavallo invece porta a casa un 13.450. E comunque appunto adesso vediamo in azione Nicola Bartolini all'attrezzo. Vediamo nella parte conclusiva del suo esercizio. Sì, sarebbe stato abbastanza dinamico, pulito, vabbè. Purtroppo all'inizio della trasmissione, per l'inconveniente tecnico di cui abbiamo parlato, non abbiamo visto l'esibizione del gruppo di danza, del gruppo ginnastica danza preparato dai tecnici della Kines di Roma con la coreografia di Francesca Pace e dell'assistente Ilaria Bani. Mi piaceva però ricordare insomma questa esibizione che è stata molto bella e vabbè, la vedremo magari in una futura occasione. Io credo che comunque la ginnastica tornerà presto nel Lazio, perché veramente qui io penso di sì. C'è tanta fame di grande ginnastica, come ce n'è un po' in tutta Italia, però insomma era dal 2009, l'abbiamo detto, che non tornava qui un evento di ginnastica importante. Intanto vediamo sì, De Vecchis in attesa della... Alle parallele, però io sì, infatti stavo attendendo, abbiamo Lorenzo Ticchi che lui che deve salire all'attrezzo. Tommaso era evidentemente in assistenza, sì, al ginnasta di Ravenna. Controkip in verticale su uno stagio, un movimento molto difficile. Controkip normale in verticale su due stagi. Controkip verticale con il perno, una gran volta con arrivo su uno staggio, altro elemento difficile, peccato due passettini, quindi ha perso due decimi, e peccato che è andato storto durante dietro fronte su uno staggio in verticale. Adesso sta recuperando, sarà leggermente penalizzato per questo movimento, dietro fronte e doppio carpo in uscita, con qualche passetto diciamo che se l'è cavata, poteva andare meglio, però visto quell'errore lì ha dovuto recuperare. E quando un ginnasta sa recuperare dimostra grande personalità. Abbiamo parlato diverse volte dei campionati europei di Sofia, diamo le date esatte. La manifestazione appunto inizia il 12 di maggio, quindi tra pochissimi giorni, e la partenza è prevista sicuramente un paio di giorni prima. La delegazione dovrebbe partire intorno al 10 di maggio. È previsto prima il concorso femminile, quindi una settimana di 12-18 maggio dedicata alle donne con i 31esimi campionati femminili, e poi
La settimana seguente, dal 19 in poi, toccherà ai maschi, che quindi hanno un po' più di tempo per prepararsi. Perfetto, proprio arriviamo con i tempi giusti, perché adesso gli errori che si sono visti si possono veramente colmare. Io penso che faremo un buon campionato. Sì, la sensazione è buona, anche perché appunto i ragazzi hanno lavorato bene. L'obiettivo, l'abbiamo già detto, di quest'anno fondamentale per i senior è il campionato del mondo di Nanning in Cina ad ottobre, ma per i junior, essendo il concorso juniores, ricorre ogni 2 anni, quindi questa è un'occasione importante per questa generazione, insomma, per questa nidiata, per mettersi in luce, e quindi sono sicuro che non si faranno scappare l'occasione. E intanto abbiamo finito la quinta rotazione, passiamo all'ultima, e tra poco vedremo squadra senior, nazionale senior alla sbarra e agli anelli quella junior. Proprio in vista dei campionati d'Europa, vorrei dire che abbiamo preparato una serie di sorprese per i nostri appassionati. Quindi invito ancora tutti i nostri ascoltatori a registrarsi sul canale YouTube della Federazione, perché non basta seguire l'evento, vogliamo anche vedere quanti siete, abbiamo bisogno di contarci, la registrazione è assolutamente gratuita. Quindi registrandovi al canale ci permettete di dire che la ginnastica è importante, è seguita, così come è estremamente importante che vi segnate sulla pagina Facebook della Federazione Ginnastica, dove è possibile trovare fotografie, risultati in tempo reale, interviste in esclusiva, tutto quello che riguarda il mondo, diciamo ultime novità, indiscrezioni, tutto ciò che riguarda il nostro mondo a livello di social è coperto dalla pagina Facebook federale. Quindi se siete davvero appassionati non potete non essere iscritti all'una all'altra, cioè alla pagina Facebook della federazione e al canale YouTube, il FG Channel, che è nato da quest'anno. E intanto è un grandissimo piacere, abbiamo qui con noi finalmente Igor Cassina. Ciao Igor. Buonasera a tutti voi. Benvenuto, ti abbiamo riservato per il finale perché tu qua eri questa volta eri presente con il tuo ruolo principale, che è quello di testimonial della federazione, tu sei il nostro ambasciatore in Italia e nel mondo, quindi non ti abbiamo voluto distrarre da questo incarico, ma abbiamo chiesto di avere Igor per l'ultima rotazione, dove abbiamo gli azzurri senior alla sbarra. Quindi dacci una tua consulenza, ti prego di essere preciso, insomma non so se hai studiato questo attrezzo, se lo conosci, ti sarei senz'altro documentato prima di venire qua, però insomma dici qualcosa di competente. Ci proverò, diciamo in questi ultimi mesi mi sono un pochino avvicinato a questa nuova disciplina per me, la ginnastica artistica, giusto? Esatto. E allora, intanto dacci un tuo parere sulla gara che hai seguito fino ad ora, appunto dalla tribuna autorità, permettimi dire, perché questo sì. Sei. Quindi, che cosa ti è... noi abbiamo evidenziato il cavallo con maniglie di Alberto, che è stato veramente eccezionale, il corpo libero di Cingolani, ma comunque altre veramente delle eccellenze, insomma, che abbiamo nella nostra nazionale, e questo ci permette attualmente di comandare la classifica senior davanti alla Bielorussia, che è una buona squadra. Sì, guarda, allora, una bella sorpresa innanzitutto aver visto i nostri atleti azzurri brillare nella maggior parte degli attrezzi che abbiamo visto fino ad ora. C'è stata qualche imprecisione, qualche errore, qualche caduta, ma tutto sommato diciamo che gli atleti hanno raggiunto una buona condizione, soprattutto per quegli atleti che sono diretti interessati nella preparazione per gli imminenti ormai campionati europei, quindi un test questo importante soprattutto per il direttore tecnico Fulvio Vailati. Ho visto, oltre, come hai citato tu, il bel esercizio di Alberto Busnari, che non ha presentato il suo esercizio completo probabilmente per un discorso conservativo, proprio in funzione di ben figurare a livello di squadra con il punteggio poi finale. Tra l'altro ricordiamo il suo bel risultato, la medaglia d'argento che ha conseguito in Coppa del Mondo a Osie, quindi l'anno scorso aveva vinto, quest'anno è arrivato secondo, quindi
veramente complimenti ad Alberto, che come diciamo sempre da diversi anni a questa parte, gli anni passano e lui diventa sempre più forte, sempre più sicuro, sempre più costante, quindi bravo Alberto. Abbiamo visto un bel esercizio di Andrea Cingolani al corpo libero, che anche lui ha ottenuto tre finali di specialità addirittura su sei proprio nella gara di Coppa del Mondo. E una bella rivelazione negli junior, ho visto un bel esercizio alla sbarra di Carlo Macchini, che si era già distinto negli playoff con una bellissima medaglia, quindi questo già è un buon segno indicativo sul valore di questo atleta. Oggi l'abbiamo potuto ammirare nella sbarra, ha eseguito un bellissimo salto Kovac e altre combinazioni che potrà sicuramente migliorare e incrementare poi il suo bagaglio tecnico. Ho citato lui, ma posso citare tutti gli altri atleti junior che comunque li ho visti bene, stanno migliorando. Tra l'altro ho notato anche due atleti che non avevo mai visto prima, perché non si sono potuti cementare nel campionato maggiore di serie A1, quindi abbiamo ritrovato Levantesi, che ha dato un grandissimo supporto a Nardi di Ventus di Porto San Giorgio, che dalla 2 è passata e l'anno prossimo la troveremo in A1, quindi delle belle sorprese, soprattutto anche la Bielorussia, che da quando ha smesso, diciamo, il grande trascinatore, uno dei più grandi atleti al mondo nel panorama internazionale, quindi parlo di Ivan Ivankov, veramente una colonna, un mostro sacro della ginnastica artistica, come squadra la Bielorussia si era un pochino persa via, tra l'altro non si era neanche qualificata per le Olimpiadi di Londra come squadra, quindi ho visto un bel vivaio, hanno solamente loro la squadra senior, però atleti veramente di primo spessore, hanno fatto grossi miglioramenti. Senti, ti do i punteggi. Allora, l'Italia è in testa con 286 e 400, a seguire 284 e 600 la Bielorussia, quindi a beneficio di quello che stavamo dicendo prima. Volevo chiederti, anche se già ci ha dato indicazioni Fulvio Velati, qualche notizia in proposito di Matteo Morandi, perché insomma tu lo alleni alla ginnastica pro karate, che ricordiamo anche la società che ha organizzato l'ultima prova del campionato di Serie A a Desio, straordinaria, che abbiamo fatto in diretta streaming sul nostro canale, e anche se Matteo, che ha fatto una medaglia d'oro in Croazia, lui adesso con Paolo Siviero che lo segue nelle gare internazionali, però appunto tu ce l'hai quasi tutti i giorni, ce l'hai tutti i giorni e accanto lo vedi, insomma, e se ci dai qualche notizia in più. Non lo vedo tutti i giorni, però comunque ha un piccolo risentimento al ginocchio e questo, diciamo, è stato, diciamo, un discorso di tutela proprio personale di Matteo in funzione proprio dei campionati europei che si svolgeranno a breve. Quindi niente di preoccupante o di allarmante, però ovviamente se doveva fare solo l'anello non ci sarebbero stati problemi, però fare attrezzi come il volteggio, dove insomma gli arti inferiori devono essere al meglio, è stato preferito, diciamo, optare per non gareggiare oggi. Bene, bene, speriamo davvero di vedere il dog a Sofia, che comunque è un pezzo fortissimo della nostra nazionale, mentre alla sbarra ha iniziato Tommaso De Vecchis. Sì, ha iniziato con uno Yamavaki e unendo in giro con presa cubitale, adesso si prepara per un salto Kovac. Bravo, ha cambiato da un anno a questa parte, da quando si allena al centro tecnico di Milano, ha cambiato un pochino l'impostazione del tempo, quindi la frustata, un pochino più lenta, sente, diciamo, più il molleggio sotto. Un giro 360 in presa cubitale, unendo in cubitale, ha un bello stile lui su tutti gli attrezzi, è molto bello da vedere, in particolare alla sbarra si esprime bene. Doppio teso con due avvitamenti e un piccolo saltellino avanti, è stato bravo Timmy. Soddisfatto anche dall'espressione, si può notare. Sì, davvero un bel esercizio. Vediamo proprio nella fase rallentata il salto Kovac, quindi questo doppio salto indietro con le gambe flesse. Questo è il caricamento dell'uscita, il doppio salto teso con l'aggiunta di due avvitamenti, controllato molto bene. Anche Timmy è in lizza per un posto agli europei, difficile per lui, però fino a quando la squadra non parte
tutti devono essere in forma al momento giusto, e questa è un'occasione per dimostrare insomma chi è all'altezza di poter vestire i colori della nazionale italiana ai campionati europei. Ecco, qui chiediamo anche a Franco Pistecchia, che insomma oggi insomma, si è cimentato in questo nuovo, nuovo ruolo di commentatore tecnico, di aiutarci sugli anelli, dove si è adesso impegnato Carlo Macchini. Il movimento slancio forza non è che l'ha fatto bene, non era in linea, appoggiato con gli arti superiori sulle corde, comunque il resto dell'esercizio è andato abbastanza bene. Sì, anche Carlo oggi ha fatto una bella gara, soprattutto considerando che ha dovuto sostituire all'ultimo istante Bressolin, che Simone, quindi si è fatto trovare pronto, e questo è fondamentale nel nostro sport, se si vuole approfittare di ogni occasione quando si è così giovani. E qui abbiamo al volteggio un atleta della Norvegia Juniores, Philip Fleischer, che si sta preparando. Intanto approfitto, sì, sta per partire il ginnasta, però per ringraziare anche i nostri sponsor, perché tutto questo è possibile anche grazie a loro, da Freddy, che è lo sponsor tecnico storico della federazione, a Consorzio Abano Montegrotto Terme, che ci permette di ospitare da un paio di anni anche degli eventi importanti come l'Oscar della ginnastica, che avremo anche in questa edizione 2014, speriamo, per festeggiare tantissimi atleti azzurri. Ecco il salto intanto del norvegese. Sì, uno Zucara raccolto con un avvitamento, non c'è stata una buona fase di spinta ed è arrivato molto con le spalle avanti e con un passo avanti abbastanza evidente. Ovviamente ginnasta e ginnasti junior che devono crescere, quindi si devono fare le ossa. Questo invece è giovane, non è proprio però, perché ha condiviso con te tantissime Olimpiadi, lui ne ha fatta una in più, eravate in due mi pare da soli a Sydney nel 2000, giustissimo, Alberto. Ed è stato comunque, Alberto è tuttora, insomma, non è, si è specializzato sul cavallo, però insomma è stato un buon sbarrista. Sì, sì, si è sempre difeso più che bene, ha vinto anche una gara di Coppa del Mondo a Montreux nel 2000, proprio prima delle Olimpiadi, quindi si difende molto bene in questo attrezzo della sbar. Vediamo un bel giro 360 preso in cubitale, un giro Adler quasi alla verticale eseguito bene, un endo con un giro con impugnatura mista, la gran volta che precede il caricamento dell'uscita, il doppio salto teso con un avvitamento e uno spostamento del piede destro. È stato bravo, ha fatto il suo esercizio. Ecco, diciamo che nell'economia di squadra Alberto, avendo come specialità sbarra, cavallo e parallele, si accoppia bene con Cingolani, che fa volteggio, corpo libero e anelli, come lo faceva prima bene con Matteo Angioletti, e quindi insomma è importante che Alberto garantisca alla squadra questi attrezzi. Ci sta lavorando, anche se negli ultimi tempi il suo pensiero principale dalle Olimpiadi di Londra, insomma è l'anno 2013, che è stato un anno individuale, e giustamente si è concentrato sul cavallo. Sì, il suo apporto è fondamentale anche per la grande esperienza. Un bellissimo Zucara avvitato, e di entrata abbiamo visto un doppio salto raccolto, grande spinta, due avvitamenti avanti e salto teso con un avvitamento, la rincorsa, il salto avanti e l'apertura in tuffo, collegamento e parte a terra con un Fedorchenko, ormai movimento classico. Pavel Bulaski, bielorusso, anche lui ha preso parte agli europei di Mosca 2013. Buono per adesso il suo esercizio. Abbiamo la rincorsa, rondata, flick, Tabak Karpio, una grandissima difficoltà quasi prima della finale. Un grande spostamento, ma grande difficoltà. Rondata flick, Tabak raccolto con un'uscita di pedana, però l'esercizio è indubbiamente di grande spessore.
Intanto vediamo lo storico grandissimo allenatore proprio di Ivan Ivankov, l'allenatore che ha cresciuto un talento indubbiamente, ma un talento che ha avuto bisogno di essere seguito in un determinato modo, perché non basta essere un talento, ma bisogna allenarsi con dedizione e costanza, e ci vuole indubbiamente anche un allenatore che è in grado di tirar fuori il meglio di te, e questo allenatore è riuscito a farlo nei confronti di Ivan Ivankov. A proposito di allenatori, abbiamo ricordato che nel 2009 eravamo qui per il Memorial Klimenko, è stato un altro grande tecnico che ha portato la sua ginnastica meravigliosa al Centro Tecnico di Roma per tanti anni, e da allora mancava la ginnastica artistica nel Lazio, e siamo contenti, veramente un piacere portare eventi di questo spessore in giro per l'Italia, che comunque, diciamolo, ecco, grazie anche alla tua presenza, la Brianza in generale ne vede tanta di ginnastica. L'altro ieri eravamo a Desio per l'incontro Italia-Russia di ginnastica ritmica, quindi è contento Ludovico Edalli alla sbarra. Paolo Ottavi. Paolo Ottavi, ho confuso. Nel monitor è uscito un nome. Perché Ludovico viene dopo. Sì. Anche Paolo lo conosco molto bene, quindi. Esatto, lo riconosci a distanza. Sì, vabbè, sì. Ma sono stato tratto in inganno dal monitor, perché Paolo lo ricordiamo tutti a Londra, alle Olimpiadi e in tutte le gare più importanti delle qualificazioni del quadriennio scorso. Sì, ha eseguito una cubitale con un giro, uno Yamavaki, una cubitale con mezzo giro, un pochino bassa, e si è scomposto leggermente con il corpo. Adesso si prepara per l'uscita, dovrebbe eseguire un doppio teso con un avvitamento, con l'arrivo proprio perfetto, preciso e, come diciamo noi in gergo, stoppato, senza muovere minimamente i piedi. Non so se tutti lo ricorderanno, ma Paolo Ottavi ebbe un momento determinante, giovanissimo, lo ricordo, ad Aarhus nel 2006, quando venne chiamato in sostituzione di non so chi venne a mancare all'ultimo istante, insieme con Bernardoni, e loro contribuirono giovanissimi in una squadra dove c'eri anche tu, i senatori, alla prequalificazione per quella che sarà poi stato l'evento 2007 di qualificazione per Pechino. E Paolo fece veramente bene in quell'occasione ad Aarhus, dove invece ricordo che tu avevi avuto un infortunio, sì. Brutto infortunio che ci creò grande preoccupazione nella prova podio, se non sbaglio, vero? Sì, ero caduto proprio nell'eseguire il movimento cassina, e poi anche in gara l'avevo sbagliato, perché era un periodo che non mi usciva nel migliore dei modi. Abbiamo comunque cercato di provare a farlo anche per un discorso di finale di specialità, perché complessivamente, nonostante alcune imperfezioni e errori, al mondiale prequalificante avremmo avuto tranquillamente facile accesso poi al mondiale qualificante. Allora ci siamo permessi comunque di inserirlo, e Enzo Bernardoni, che hai citato tu prima, e Paolo Ottavi hanno effettivamente ben figurato e sono riusciti a dare un grandissimo contributo, anche perché al cavallo con maniglie, per via del problema che ho riportato al costato, sono salito e sono dovuto scendere perché ho avuto una fitta talmente forte che non riuscivo a continuare l'esercizio. Abbiamo visto Barkalov, Dimitri Barkalov al corpo libero, anche lui sembra che abbia fatto qui non avevo visto il piede fuori, sì, l'uscita. Sì, un'uscita di pedana, però abbiamo potuto notare uno zucchero avvitato per lui, un salto tabac, difficoltà veramente elevate in questo attrezzo. Paolo Ottavi 14.050 alla sbarra, invece Nicola Bartolini agli anelli ha ottenuto 13.650, Alberto Busnari sempre alla sbarra 14.100. Intanto abbiamo visto un bel salto molto molto abbondante, un salto tranquillamente che può inserire un altro avvitamento, un'ottima spinta sulla tavola. Ricordiamo, aspetta, lo faccio fra un attimo, prima ci vediamo l'esercizio finalmente di Ludovico Edalli, che avevo annunciato un po' di anticipo alla sbarra. Impugnatura mista, un endo e un giro completo in presa cubitale, uno stalder e ribalco, cambio di impugnatura e salto Yamavaki, cambio di impugnatura, gran volta di dorso e un giro Adler alla verticale molto ben eseguito, giro Adler alla verticale con cambio di impugnatura,
quindi siamo passati da un elemento C ad un elemento D, un ribalco, un giro 360 in impugnatura cubitale, uno stalder e mezzo giro in presa cubitale, molto pulita la sua esecuzione, un salto quast e un doppio salto teso con un avvitamento con un passo indietro. Bravo Ludovico. Igor, volevo solo ricordare, approfittando della tua presenza qui, che naturalmente per noi è un grande onore averti qui al commento per il canale YouTube della Federazione, ma non dobbiamo dimenticare che tu sei anche un grande commentatore tecnico al fianco di Andrea Fusco per la Rai, e volevo ricordare che comunque i campionati europei di Sofia saranno trasmessi anche da Rai Sport, e insomma probabilmente appunto insieme a te, a forse Carmine Luppino, insomma non so quali siano adesso l'organizzazione della RAI, ma è importante ricordare anche questo appuntamento, i nostri appassionati potranno seguire questo importante evento sulle frequenze di RAI Sport, e daremo nei prossimi giorni, appena lei avremo gli orari della messa in onda. Sì David, il campionato europeo che verrà appunto commentato dal sottoscritto, probabilmente da Carmine Luppino e da Andrea Fusco, quindi ottima promozione come stiamo facendo con la federazione attraverso il canale di YouTube per la ginnastica artistica. Allora intanto mentre vediamo Andrea Russo agli anelli, aspettiamo un attimo di finire il suo attrezzo. Andrea Russo, un atleta di cui stavo citando prima insieme a Macchini, effettivamente un atleta che mi sta sorprendendo più che positivamente, ma sorprendendo semplicemente perché non ho potuto vederlo in questi anni, da quando sono nato negli Stati Uniti a quando sono tornato non l'ho mai visto in azione, quindi mi complimento con questo atleta che soddisfa al meglio le esigenze del nostro codice, quindi può sicuramente migliorare, fare ancora di più, ha un grande potenziale, è messo molto bene, bravo. Sai che Andrea Russo per età può competere adesso a Sofia per entrare ai giochi, per strappare la qualificazione per i giochi olimpici giovanili, che sono la seconda edizione, la prima è stata a Singapore nel 2010, nel 2014 si disputeranno a Nanchino. Lo dico in italiano perché dovrebbe essere Nanjing, mi aiuta ecco Cristina Casentini che ci ha raggiunto in postazione, perché si confonde cara Cristina con Nanning dove andiamo a fare i mondiali e quindi non è facile. Intanto vediamo Lorenzo Ticchi, se non sbaglio, alla sbarra. Lorenzo Ticchi. Scusaci Cristina, adesso vengo da te, ma abbiamo Igor Cassina che ci commenta gli azzurri alla sbarra. Una cubitale con mezzo giro, un salto Kachov teso, un Kachov a gambe aperte, molto ampi questi due salti ben eseguiti, un giro Adler con un giro, uno Yamavaki, un endo perno, un cambio a petto, un giro con impugnatura mista. Lorenzo che ha migliorato molto in questo ultimo anno e mezzo. Caricamento per l'uscita e il doppio salto teso con un avvitamento stoppato. Bravo Lorenzo. L'abbiamo visto con un pochino di fatica nell'esercizio che ha preceduto questo della sbarra alla parallela, però lo vedo bene, è in una buona condizione, quindi è in lizza anche lui per partecipare al campionato europeo. Vediamo il doppio salto teso con l'avvitamento, bene stoppato, bravo. Vediamo Marco Fortuna che si complimenta con Lorenzo, Lorenzo che si allena la ginnastica mezza con la palestra, insomma, che ti ha visto esplodere con Franco Giorgetti e comunque tutto lo staff di Maurizio Allievi. E allora intanto mentre ecco aspettiamo un po' distante abbiamo Cristina Casentini. Ciao Cristina. Ciao. Cristina Casentini, presidente del comitato tecnico dell'UEG per la ginnastica aerobica, e che però oggi è qui in compagnia, ecco ti ho chiamata perché vorrei sapere da te un po' di impressioni da parte di Jacob Gishna, se pronuncio bene, che è il presidente del tuo collega, presidente del comitato tecnico, sì, maschile, che è qui presente in quanto israeliano e quindi segue comunque la delegazione israeliana. Se ci vuoi riferire un po' di, visto che ti vedevo seduta vicino a lui, un sì, po' di parla soltanto inglese, quindi
poi essendo colleghi nel comitato esecutivo ci conosciamo per anni. Lui, niente, di questa gara ha un'impressione ottima, soprattutto per il livello degli junior, perché abbiamo visto un livello comunque alto, e soprattutto in vista dei campionati europei che sono qualificanti sia per Baku 2015 sia per gli Yacht Games, e quindi due qualificazioni importanti all'interno di questo campionato europeo che guiderà lui per la prima volta, perché lui è il successore del nostro Marzolla, e quindi che è anche lui qui con noi, e quindi per la prima volta ha la funzione di presidente del comitato tecnico europeo e queste due qualificazioni molto importanti, quindi questo è stato per lui un piacere, un onore venire in Italia, quindi anche per guardare, per vedere qual è il livello di questi atleti e com'è anche la sua squadra, perché è qui che vedo che prende appunti. Quindi. Certo, dicevamo Cristina prima anche con il presidente che l'Italia tra il trofeo Città di Jesolo, la Coppa del Mondo di Pesaro di Ritmica, questo incontro internazionale, l'altro ieri a Desio c'è stato un'Italia-Russia, insomma sta comunque, intanto scusami è partito Andrea Cingolani, sì, è l'ultimo ginnasta azzurro alla sbarra, lasciamo un attimo la parola a Igor. Sì, Andrea si trova nell'esercizio della sbarra, quello che gli crea un pochino più di difficoltà, ha eseguito un buon salto in entrata, uno Yamavaki, un endo con perno, uno Stalder, non esegue tante difficoltà, però ripeto è l'attrezzo che fa un pochino più fatica, un doppio salto teso con un avvitamento e un passettino all'indietro, però il suo esercizio non viene considerato, diciamo, all'interno poi del computo finale degli esercizi che entreranno a far parte della classifica finale. Ecco, dicevo Cristina, anche questa diretta streaming che è gratuita e fruibile in tutto il mondo, quindi ci potranno seguire anche i paesi che sono qui, per te che sei presente da diversi anni, da un paio di quadrienni se non sbaglio, sì. Nella Commissione Europea, ma c'è anche per esempio insieme a Donatella Sacchi che è un'altra rappresentante importante d'Italia, tutto questo aiuta anche per dare un'immagine del movimento italiano al di là dei nostri confini, come paese che apre le sue frontiere e accoglie. Devo dire che questa iniziativa ha riscosso molto successo sia a livello italiano che a livello europeo, quindi sono tutti molto interessati a questa nuova gestione anche dell'immagine della Federazione Ginnastica, anche di come arriva il segnale della ginnastica. Come diceva Igor prima, è comunque veicolante e promozionale ed eccellente per il nostro movimento. Io che non ho potuto seguire la finale di Serie A l'ho seguita in streaming e mi ha fatto realmente piacere vederla dall'altra parte del mondo. Senti, ci dai solo un piccolo accenno della tua sezione adesso della ginnastica aerobica, quali sono i prossimi appuntamenti? Sì, noi siamo in partenza mercoledì per la gara di Coppa del Mondo in Bulgaria, che è la prima gara che facciamo poi quest'anno, e poi subito dopo a fine metà giugno saremo in Messico a Cancun per i campionati del mondo junior e senior. La squadra è una squadra rinnovata in parte, perché abbiamo comunque il nostro capitano che è Riccardo Pentastuglia, campione europeo uscente, e una serie Michela Castoldi e Davide Donati, che comunque tentiamo e cerchiamo di dare il meglio, di fare il meglio per la ginnastica italiana. Allora, intanto la gara è completata, stiamo aspettando le classifiche finali. Io ringrazio entrambi, le congederei anche Igor perché adesso magari sarei impegnato forse per le premiazioni, per un saluto, insomma non ti voglio rubare al pubblico qui presente al palazzetto. Ringrazio Cristina Casentini. Grazie a voi. In bocca al lupo a tutti, buon lavoro. Crepi. Alle prossime occasioni. Grazie. Ciao Igor. Grazie. Intanto siamo in attesa dei risultati. Vorremmo salutare altri amici che ci vengono a trovare adesso qui in questi ancora pochi minuti che ci separano dalla fine della diretta, giusto per dare spazio e completezza alle informazioni, coinvolgendo e intervistando altri artefici di questo successo. Fra di loro c'è anche senz'altro Paolo Pasqualoni, che ci è venuto a trovare qui in postazione, il presidente del comitato regionale della Federazione Ginnastica. Ciao Paolo. Ciao a te. Abbiamo parlato a lungo con tutti i componenti di questa bellissima giornata di sport, tutti quelli che ci hanno messo il solito impegno che andava al di là anche della passione, cioè della fatica, cioè
veramente per portare la ginnastica dove abitualmente non si vede, dicevamo che mancava dal 2009 qui nel Lazio, e si fa di tutto, e questo è anche merito del comitato regionale, insomma, che ci ha messo del suo insieme alle società coinvolte. Io trovo che ci sia un grande entusiasmo, un modo di ripartire, di fare, che credo stia coinvolgendo un po' tutte le società del Lazio. Questo credo sia l'aspetto più importante che va rimarcato, e quindi credo che nel futuro faremo ancora di meglio. Certo, la possibilità di avere impianti dedicati per questi sport così difficili, queste varie parti, sono la scommessa per il futuro, però intanto vedere così tanta gente che è venuta e ha partecipato attivamente, tanti volontari che si sono prestati per far sì che tutto funzionasse e sta funzionando bene, è una grande soddisfazione per noi della Federazione e del Comitato Regionale Lazio. Devo ringraziare veramente tutti, anche chi ha avuto fiducia nella nostra possibilità. Ecco, abbiamo infatti detto l'impianto di Santa Marinella, per la dimensione attuale della ginnastica, che riempie impianti straordinari come il Mandela Forum piuttosto che il Palazzo dello Sport di Jesolo, non è grandissimo, ma comunque è stato riempito in tutte i suoi posti. Davvero bisogna trovare il modo per dare la possibilità a tantissimi appassionati di seguirci. Il canale YouTube della Federazione in questo un po' supplisce, dà la possibilità a chi non ci ha potuto raggiungere oggi di seguire queste gare, e sicuramente anche le società, abbiamo detto la Kines Roma che ha organizzato oggi la gara, la Ginnastica Civitavecchia che anche sportivamente quest'anno ha registrato una promozione importante in Serie A1, abbiamo ricordato personaggi grazie anche alla presenza qua di Franco Pistecchia, storici che hanno fatto grande la ginnastica, c'è Roberto Carminucci qui in tribuna, quindi anche la Roma 70, abbiamo parlato della ginnastica romana, adesso sarebbe veramente lungo citarle tutte quante, il centro, l'Accademia dell'Acqua Cetosa dove c'è l'eccellenza, insomma comunque il movimento, tutto questo per arrivare alla domanda, che il movimento nel Lazio è vivo più che mai, insomma contribuisce a dare anche il suo aiuto alle nazionali. Indubbiamente questo è l'aspetto positivo. Ora devo dire che il Comune di Roma in questo momento c'è particolarmente vicino, e stiamo colloquiando sia per gli impianti ma anche per portare qualcosa di importante nel 2015. Stiamo preparando tutto ciò che è possibile fare per fare qualcosa di veramente importante. Io credo che nel 2015, se tutto andrà bene, riusciremo a fare un evento importante, a portare magari un mondo di ginnastica all'interno della grande capitale, che è la cosa che in questo momento manca. È un'idea, è un sogno, è un'aspettativa. Certo. D'altronde le aspettative sono quelle che danno il sale della vita. Naturalmente, no? Il sale della vita è questo. Credo che ci riusciremo, perché davvero mi sembra che la ginnastica abbia ormai superato quel limite invisibile che ci relegava ingiustamente in quelle che vengono definite le discipline minori. Minore non siamo, perché c'è una risposta di pubblico veramente importante, e quindi adesso abbiamo veramente soltanto bisogno dell'aiuto delle amministrazioni appunto locali, che ci diano gli impianti, c'è la possibilità di dimostrare questa nostra forza. Allora, io intanto mi sono arrivate le classifiche, io volevo salutarti Paolo, augurarti veramente complimenti per questo evento. Grazie, alla prossima. Ci vediamo presto, ti lascio andare alle premiazioni. Grazie. Premiazioni che adesso andiamo ad anticipare. Io Franco, scusami, ti ho un po' trascurato, ma fa niente, proprio tranquillo. vieni qui con me a commentare allora questi risultati. Abbiamo la classifica senior che vede l'Italia aggiudicarsi la competizione odierna con 343 tondo, 343 frutto di un 86-0-50 di Ludovico Idalli, che è stato il miglior all-rounder della nostra squadra, e dietro praticamente a seguire nella squadra italiana quasi appaiati. Ci sono Lorenzo Ticchi con 82.900, Tommaso De Vecchis con 82.800 e Paolo Ottavi con 82.550. Poi Andrea Cingolani 57.350, che ha pagato qualche indecisione alla parallela, abbiamo visto sbagliare alla parallela pari, e diciamo chiaramente una
una minore difficoltà alla sbarra e poi Alberto Busnari, che abbiamo visto solo in due attrezzi, ma soprattutto il 15-3-50 al cavallo con maniglia. Insomma, 343 Italia Senior davanti alla Bielorussia, seconda con 339 e 600, quindi gli abbiamo dato 4 punti, un po' meno di 4 punti ai nostri principali avversari, e la Norvegia chiude con 309 e 500. Ecco, questo ti passo il punteggio per una tua ulteriore analisi. Mi sembra già, noi avevamo ad occhio visto che l'andamento era questo, siamo leggermente superiori e non c'è stata nessuna sorpresa. La Bielorussia, ricordiamo che è uno squadrone, perché da quando si è, diciamo, non c'è più l'Unione Sovietica, sono nate tante nazioni fortissime, certo. La Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, adesso purtroppo stanno passando un brutto momento, però diciamo a livello sportivo sono ancora ad alti livelli, e quindi stare sopra uno squadrone così è positivo. Anni fa ce lo saremmo sognato di stare avanti alla Bielorussia. Ecco, vediamo appunto proprio la nazionale bielorussa seguita da quella norvegese, sono stati comunque tutti molto molto bravi. Questa è la rappresentativa juniores, come si vede anche dalle diverse, diciamo, livello di sviluppo fisico, sono più piccolini naturalmente, soprattutto i primi due, e poi c'è la nazionale italiana. A livello juniores dunque abbiamo gli azzurrini dell'Italia che si aggiudicano la gara con 324-650 davanti all'Israele 312-600, 12 punti di differenza, 12 punti che insomma è un bel distacco, e 286 e 200 la Norvegia. Siamo nettamente superiori, e questo è molto positivo perché questi ragazzi hanno un bel programma, manca poco per fare il salto di qualità per diventare senior. Allora, a livello individuale Nicola Bartolini è stato il migliore dei nostri con 81-450 ed è anche il migliore della gara, dell'intera gara, si aggiudica infatti la classifica all around giovanile davanti a Marco Sarugerio con 79-600 e al terzo posto l'israeliano Artem Dolgopiat con 79-550. Poi a seguire Andrea Russo al quarto posto, e Carlo Macchini al decimo, e via tutti gli altri anche in funzione degli attrezzi di punta. Ecco, questa è un'immagine molto, molto particolare, comunque è un'idea particolare degli organizzatori, guarda che cosa simpatica, ci sono tante volontarie che consegnano le medaglie ai singoli atleti ed è anche un momento forse per loro per vedere da vicino i propri idoli, piuttosto che baciare un vecchio esatto. Preferiscono un po' di gioventù, sì. È una bella idea, Adesso c'è l'usuale stretta di mano, perché comunque, come abbiamo ricordato anche nella nostra premessa, la ginnastica è uno sport dove la rivalità, più che esistere contro il tuo avversario, più esatto, con te stesso, i tuoi limiti. Sì, sono pochissimi gli sport così, possiamo ricordare la pallavolo, il rugby, poi gli altri abbiamo visto come finiscono le partite, che altro che strette di mano, certo. Ce li danno. Questo è il terzo tempo della ginnastica, insomma, quello esatto, che nel rugby si chiama terzo tempo. E per quanto riguarda invece la classifica individuale senior, abbiamo detto che Ludovico Edalli è stato il migliore dei nostri, però a livello generale, scusami Franco, sì, Ludovico Edalli è stato il migliore degli azzurri, però a livello generale precede il bielorusso Dmitry Barkalov che ha ottenuto un 87-450 e quindi si aggiudica la classifica individuale generale dei senior. Al terzo posto il norvegese Stian Skiraug con 84-100. Lorenzo Ticchi giusto, una classifica che vedo giusta, è così. Lorenzo Ticchi che precedeva i tre azzurri appunto tutti a 82, fermo al quarto posto ai piedi del podio, quindi insomma un ottimo
ti lascio anche questi se vuoi dare uno sguardo anche soprattutto a livello di parziali. Mi sembra che gli attrezzi dove i nostri erano più attesi hanno risposto bene. Io penso pure la giuria ha fatto un ottimo lavoro con le competenze, infatti penso che hanno rispecchiato l'andamento della gara in maniera giusta. I punteggi sono nella norma. Sì, le giudici internazionali italiani sono bravi i nostri. Sono bravi, sono guidati da, da Fulvio Traverso, ma sono davvero bravi. Io li vorrei ricordare: Uber Barbolini, Antonio Cucchiarelli, Ferdinando Fedeli, Fabio Fedozzi, Giovanni Innocenti, Paolo Laghezza, Diego Lazzaric, Carmine Luppino, Carlo Nobili, Luigi Rocchini, Paolo Siviero, Massimiliano Villapiano e Antonio Zurlini. Fra loro poi ci sono anche dei tecnici, cioè giudici in questo caso, ma sono anche bravo Gigi Rocchini che tu... Esatto, nella ginnastica è quasi sempre così, perché per essere un ottimo tecnico devi anche saper giudicare, per essere un ottimo giudice devi sapere anche insegnare la ginnastica. E quindi poi troviamo spesso giudici internazionali, tecnici nazionali. Vediamo inquadrato, scusami, Carmine Luppino, che era appunto in giuria, ma è anche il organizzatore. Il Deus ex machina di questa organizzazione. Scusate, ci siamo distratti un attimo perché volevamo a tutti i costi qui in postazione Gianfranco Marzolla, che ci sta raggiungendo. Eccolo Gianfranco, veramente un saluto in extremis veloce, perché sei impegnato anche con le premiazioni. Volevamo solo dire, ne abbiamo già parlato, che qui è presente il tuo successore, il presidente del comitato tecnico dell'UEG, che credo che, essendo agli inizi, perché comunque quella di Sofia per lui sarà l'esordio, e dall'alto della tua esperienza credo che possa essere rimasto soddisfatto di questa gara oggi. Certamente, no? È venuto per questa occasione per due motivi: aveva bisogno di parlare con me, uno scambio un pochino di vedute sull'orientamento per quanto riguarda l'attività dei campionati europei che si svolgeranno in questo mese di maggio, e per vedere questa competizione proprio alla vigilia dei campionati d'Europa. Tra l'altro anche la squadra del suo paese, di Israele, che gareggia, sulla quale puntano per poter partecipare con alcuni di loro addirittura ai campionati del mondo, anche se sono junior ma hanno 18 anni la maggior parte. La competizione è stata una gran bella competizione, ben organizzata, alternando questi sei gruppi contemporaneamente. Non è facile dirigere una competizione di questo genere, ma diciamo che anche il pubblico ha potuto partecipare e seguire attentamente i diversi esercizi. Abbiamo visto delle esecuzioni veramente da primato, anche sia al campionato europeo ma anche al campionato del mondo mondiale, sì. E quindi sarà nel mondiale, avremo delle sorprese. Hanno fatto bene l'Italia, il nostro paese, la nostra federazione. Infatti stiamo vedendo ginnasti. Scusami, sul podio juniores, la nazionale giovanile italiana premiata dal segretario generale Roberto Petrella, e bello vederli sul gradino più alto. Benissimo, ma questi giovani, insomma, si sa, i giovani qualche errore in più è normale che lo commettano, ginnastica non grave, ma qualche errore, però con delle buone prospettive, il risultato tecnico è elevato e esercizi di una caratura veramente internazionale, e questo fa ben sperare anche per questi campionati d'Europa, dove contiamo di avanzare nella classifica di squadra rispetto ai precedenti campionati europei di squadra. Questi sono gli obiettivi tecnici che ha il direttore tecnico nazionale della federazione ginnastica. Bene anche, direi, dal punto di vista del corpo giudicante, perché non bisogna mai dimenticare questo aspetto, che è quello che fa discutere nella nostra disciplina sportiva. Direi che anche nel corpo giudicante ha dimostrato non solo la competenza tecnica ma anche una certa irreprensibilità dal punto di vista del giudizio. Con molti avevamo abbastanza giudici italiani all'interno, perché erano parecchi, ma sono stati di una correttezza e di un'onestà veramente apprezzata dagli ospiti che abbiamo avuto delle altre federazioni nazionali, sia dal Bielorussia
che punta molto in alto, Norvegia e anche Israele, così, sono tutti quanti. Bene, bene, intanto proseguono le premiazioni adesso a livello individuale. Ci sono state appunto delle individualità molto interessanti. Adesso abbiamo sottolineato anche ai campionati di Sofia ci saranno anche le qualificazioni per i Giochi Olimpici giovanili e per Baku 2015 i Giochi certo, europei. questa nuova competizione diciamo organizzata fra parentesi al Comitato Olimpico Continentale che si svolgerà a Baku, interessantissima anche lì ed è proprio una qualificazione anche per questa gara per quanto riguarda le squadre seniores. Per quanto riguarda le juniores, come giustamente hai detto, soltanto 18 ginnasti maschi, 18 femmine si qualificheranno per i giochi olimpici di, diciamo, di quest'anno che si svolgeranno appunto nel mese di luglio a fine. Benissimo, Gianfranco, io credo che tu debba adesso sei impegnato con saluti, rapporti internazionali, sei il nostro referente internazionale, premiazioni, quindi ti salutiamo. Bene, sì, salutiamo tutti gli spettatori e soprattutto, diciamo così, vi diamo un arrivederci a queste nuove e grandi competizioni. Grazie. Grazie dai. Mille, ciao. Buona. Bene, intanto stiamo vedendo appunto le premiazioni, le classifiche le abbiamo già date, vediamo Nicola Bartolini sorridente, contento sul gradino più alto del podio, premiato dal direttore tecnico nazionale della sezione maschile di ginnastica artistica maschile Fulvio Vairati. E in conclusione, insomma, siamo per chiudere, giusto vogliamo adesso salutare e ricordare i nostri sponsor, abbiamo detto Freddy, lo sponsor tecnico storico della Federazione Ginnastica, Abbano Terme Montegrotto, nostro diciamo partner da qualche anno a questa parte, dove svolgiamo anche eventi importanti a cominciare dall'Oscar della ginnastica che avremo alla fine del 2014, e poi ci sono i nostri partner no profit, sempre fondamentali e importanti, visto che la Federazione Ginnastica d'Italia, non dimentichiamolo, è un ente morale dall'immediato dopoguerra, e abbiamo quindi ActionAid, che naturalmente è un'associazione onlus internazionale che non ha bisogno di presentazioni, e Sport e Modello di Vita, che è questa iniziativa che la Federazione Ginnastica d'Italia fa insieme ad altre 5 federazioni, insieme all'Agenzia Nazionale dei Giovani, da 2 anni, e che sta avendo un grandissimo riscontro organizzativo. Ricorderei anche quali sono i prossimi appuntamenti in streaming sul canale YouTube della Federazione, dove io ancora una volta vi invito ad andare ad iscrivervi, perché abbiamo bisogno di vedere che siamo tanti per dimostrare a quanti non hanno comunque trovato il modo, lo spazio per far vedere la ginnastica su altre piattaforme. Franco, facciamogli vedere che hanno sbagliato, che esatto. Comunque la ginnastica è seguita da tantissimi appassionati, e questo si può fare solo iscrivendosi al sito al canale YouTube della Federazione, oppure anche alla pagina Facebook, dove troverete informazioni, aggiornamenti in tempo reale, risultati, interviste in esclusiva, fotografie, anche e soprattutto da Sofia, dove stiamo preparando dei collegamenti molto interessanti anche in video. Realizzeremo delle interviste, dei reportage dalla Bulgaria, quindi seguiteci nei prossimi giorni, le prossime settimane, nei prossimi mesi. E l'appuntamento sul canale YouTube della Federazione che dovete annotare sulla vostra agenda è quello degli assoluti, i campionati assoluti di ginnastica artistica che si svolgono al Pala Rossini di Ancona come lo scorso anno, e gli assoluti di ritmica che invece si discuteranno a Rimini, praticamente in concomitanza, a distanza di un giorno, insomma dal 31 maggio all'1-2 di giugno, insomma la grande ginnastica italiana. Ci siamo. E Franco, intanto stiamo vedendo ancora la premiazione, sì. Io credo mi aspetterei un inno di Mameli a presto, insomma dovrebbe risuonare qui nel palazzetto di Santa Marinella. E ecco, un tuo giudizio finale, conclusivo di questa gara, insomma. È quello che notavo prima, che mi fa piacere che l'ha notato pure Marzolla. I giudici, che di solito si parla sempre male, tutti ce l'hanno, hanno dimostrato che sono veramente dei professionisti, hanno dato i punteggi giusti, anche le altre nazioni hanno visto che non c'è stata
un lavoro di parte per far vincere i nostri, ma se lo meritavano e hanno avuto i punteggi precisi pure loro, e così possono lavorare tenendo conto di questo, perché se il giudizio è sbagliato e quindi non servono a niente queste gare, invece se ci sono dei professionisti che sanno dare il punteggio giusto sia la nota di partenza che sull'esecuzione, i tecnici ne terranno veramente conto, e quindi è molto importante questa cosa. Giustissima la tua considerazione. Intanto abbiamo visto anche in chiusura una esibizione dei ragazzi e delle ragazze della ginnastica della Kines di Roma, con le coreografie di Francesca Pace e dell'assistente Ilaria Bani, quindi siamo stati felici di questa riproposizione che ci eravamo persi in apertura. E ricordo ancora l'appuntamento mondiale che si disputerà, i mondiali quest'anno, in 45esima edizione dei campioni del mondo, si disputeranno a Nanning in Cina dal 3 al 12 di ottobre. Intanto è in corso la premiazione individuale seniores, prima abbiamo visto Alberto Busnari e i suoi compagni alzare la coppa dell'incontro amichevole di Santa Marinella. E quindi diciamo di fatto, Franco, siamo appena entrati nel vivo. Sì. La stagione già ci ha regalato dei momenti emozionanti, ricordiamo. Sì, diciamo che era tutto in preparazione, adesso il clou ce l'avremo con i campionati europei, poi i mondiali. Ricordiamo qualche parentesi piacevole, c'è stata la medaglia d'oro in Coppa del Mondo a Tokyo di Vanessa Ferrari, che ha significato anche l'argento nelle quattro gare, certo, della competizione. E ricordiamo quest'oro di Morandi a Osijek e l'argento di Alberto Busnari a Osijek in una delle tante tappe di Coppa del Mondo, e la parentesi molto sentita in Italia del campionato di Serie A, che ha visto la vittoria della Libertas Vercelli nella maschile, della Brix di Brescia nella femminile, e però di fatto ancora non è iniziato, diciamo, il grosso, ecco, il riscaldamento. Adesso andiamo, anche se sono, come dicevi, appuntamenti no importanti, importantissimi, perché la Coppa del Mondo è abbastanza difficile vincere, però sono delle cose che non hanno la valenza dei campionati del mondo, delle Olimpiadi e anche degli europei, diciamo. Certo, mi piace anche ricordare, perché comunque siamo tutti una famiglia, ancora una volta, gli splendidi successi delle Farfalle di Emanuela Maccarani, della Ritmica, che ha vinto 3 medaglie d'oro in Coppa del Mondo a Pesaro a metà di aprile, e nella sfida bella, diciamo, visto che la Russia non era potuta venire a Pesaro per sue ragioni tecniche reali, e quindi ha voluto rimediare venendo a fare questo bilaterale fantastico del 1 maggio, dove hanno vinto le russe, ma come diceva il presidente, di uno scarto minimo che ci fa ben sperare. E quindi tra l'altro era presente la presidentessa della Federazione Russa di Ritmica, la madame Irina Wiener, che ha riconosciuto la grandissima cornice di pubblico della ginnastica in Italia, e anche la bravura di Emanuela Maccarani, ma manco a dirlo, che riesce a Desio, nel centro dell'Accademia di Desio, a costruire. Ecco, intanto vediamo Carmine Ruppino con Pasqualoni. Io penso che ce le invidiano tutti. Sì, ma tutti i nostri tecnici sono bravi. Sì, sì, sì. Anche Fulvio Velati e Enrico Casella sono altri i due direttori tecnici. Ricordiamo Marina Piazza, che è la direttrice tecnica della Ritmica, che contribuisce con Emanuela Maccarani. Abbiamo le eccellenze noi, Soprattutto abbiamo delle competenze tali, una tale professionalità, che riusciamo a compensare il gap normale di tipo economico e demografico con giganti tipo Russia, Stati Uniti, Cina, certo, che diciamo ginnasti ce l'hanno da buttare via. Sì, ma poi consideriamo pure gli investimenti che riescono a fare loro e il numero delle persone, stiamo parlando di miliardi di persone che possono scegliere. E noi invece siamo una nazione piccola, però siamo sempre italiani e siamo forti. Ecco l'inno che dicevi te. Lo ascoltiamo in silenzio e con commozione. Grazie.
queste note veramente che ci piace sempre ascoltare, Franco, ci piacciono, non c'è nulla da dire. E le abbiamo sentite spesso ultimamente, grazie, come abbiamo già ricordato, ai successi anche delle farfalle della Ritmica a Pesaro in diretta su Rai Sport, come ha anche ricordato il presidente Agabbio. Ecco, prima di salutare volevamo, se riusciamo, ad avere proprio in extremis un saluto finale da parte di Carmine Luppino, sarebbe davvero davvero splendido, visto che tutto questo è merito suo, ma lo vediamo impegnatissimo circondato da atleti ed altri. Salutiamo anche Roberto Carminucci, già l'abbiamo salutato, e tanti altri amici. E qui, ecco, veramente colgo l'occasione ancora, aspettando, vediamo se riusciamo a avere Carmine, altrimenti sarà per un'altra volta. Comunque volevo ringraziare tanto Franco Pistecchia. Franco, io vi ringrazio perché è un'occasione per tornare nella famiglia e stare qui insieme a voi, che insomma, Franco, io volevo... dopo questa un po' lontananza forzata, ci proviamo. Volevo dirti, ecco, che io sono onorato veramente di essere qui seduto al fianco di Franco Pistecchia, che è una colonna non solo della ginnastica romana ma di tutta la ginnastica, e io veramente spero che, se questa è un'occasione per riportarti dentro l'ambiente, perché naturalmente piccoli, insomma, medio grandi problemi fisici, insomma, che hai dovuto affrontare, ti hanno allontanato, ma devi assolutamente cercare di questo, diciamo, che il primo esperimento, se di trovare una nuova collocazione, se questa può essere una soluzione, io sarei felicissimo, vediamo bene. Naturalmente quando questo ti sarà possibile, io intanto sto guardando in giro se è ancora possibile in chiusura avere Carmine Luppino, e vediamo intanto i ragazzi che si stanno offrendo agli scatti fotografici degli amici, dei tanti appassionati. E comunque, ecco, dicevo, Franco, è anche stata un'occasione per ricordare la ginnastica romana. Salutiamo anche Paolo Orlando, il presidente, ma soprattutto non me ne vogliano le altre società, anche nella memoria di Angelo Manoni, che ci ha lasciato ancora poco tempo fa. Il lutto è ancora grande. Sì, sì, pure per la federazione, perché non solo alla Romana ha dato tanto, ma anche alla federazione. Naturalmente, l'abbiamo ricordato. Vediamo Carmine Luppino, lo stiamo vedendo davvero impegnato nel ringraziare tutte le volontarie della Kines Roma e quanti hanno contribuito, insieme anche a Pierluigi Miranda, soddisfatto anche lui, che insieme alla ginnastica Civitavecchia ha dato un contributo importante. E tutto il movimento contribuisce, certo. Nel suo piccolo. Ma soprattutto lo spirito, che è bello, tutti amici che collaborano per la riuscita dell'evento, questo è molto importante. Volevo anche ringraziare la Proxima Centauri, che con il sistema Live Gym ci permette sempre di seguire in tempo reale i punteggi, e questa è un'altra novità tecnologica importante che è stata introdotta, e comunque un merito del presidente federale, del Consiglio federale attualmente in carica e dei precedenti. Io volevo ringraziare adesso qualche protagonista, se la regia ancora mi dà qualche minuto di diretta, veramente pochi istanti per ringraziare qualche protagonista. Uno di questi senz'altro è Nicola Bartolini, che si è aggiudicato il concorso All Around, ha vinto con la squadra. Insomma, Nicola, sei soddisfatto della gara di oggi? Sì, si può essere sempre più soddisfatti. Oggi era più che altro una prova, la prova più importante è a Sofia, in Bulgaria, per gli europei. Oggi era più che altro un test per vedere come sono messo. Ecco, è arrivato anche Carmine Luppino, ci fa veramente piacere, Carmine, proprio in chiusura per dare, mettere cuffie in chiusura per dare veramente la chiosa dell'organizzatore. Insomma, abbiamo ricordato, guarda, abbiamo parlato a non finire della Kines Roma, abbiamo ricordato anche le origini di questo nome, che nascono dalla tua Kines di Catanzaro. Insomma,
tu sei un grandissimo giudice internazionale, un grandissimo Grazie. Allenatore, sei stato un ex atleta nazionale di livello assoluto, un organizzatore con i fiocchi, commentatore Rai, perché ci ricordavamo che Grazie. Commenterai anche la ginnastica Sofia. Nel sangue, la ginnastica a 360 gradi. Ecco, Grazie, sei soddisfatto di questa? Sono di molto questa soddisfatto gara. Ma devo ringraziare tantissime persone, innanzitutto Pierluigi Miranda, perché mi ha coadiuvato in una maniera incredibile e molto positiva, tutto lo staff della Kines e delle ragazze che si sono prestate in maniera eccellente per fare la premiazione di i saluti iniziale e anche quella finale, poi per dare conforto a tutta la preparazione prima della gara. Quindi li ringrazio tutti. Hai nominato la Kines, da dove proviene? La Kines è di Catanzaro. Mi fa piacere in questa circostanza ricordare il professor Nazareno Galli e Michele Torrusio, che è stato il mio allenatore quando era ragazzo, che mi ha avviato e mi ha trasmesso questa grande passione per la ginnastica. Grazie quindi alla federazione che ci ha dato questa opportunità e speriamo di continuare se ci sarà occasione. Intanto i complimenti li devo fare, ecco, a Nicola, bravo, perché volevo è un mio pegnanino. Volevo chiederti da giudice grande, che sì. come ti è sembrato. Io dopo la caduta al cavallo forse non ci speravo più al volteggio, invece vuol dire che hai delle doti e delle possibilità di recupero eccezionali, Nicola, è così? Sì. Allora continuiamo così, si lavora sempre di più fino a Rio, ti raccomando. Speriamo. In bocca al lupo. Crepi. Nicola, hai fatto veramente bene, volevo solo dire, tu hai vissuto già l'esperienza di Montpellier e questa è un secondo campionato europeo juniores, sarà l'ultimo, nel senso che poi passerai senior. Quindi, si spera. Ecco, sì, anagraficamente questo è ineludibile, bisogna che quindi tu sfrutti questa occasione ancora tra i giovanissimi prima di dover affrontare atleti ancora più forti, quindi contiamo veramente su di te, metticela tutta, perché comunque abbiamo detto, guarda, ci siamo sprecati in elogi, quindi vedo anche che ci sono molte fan che... Sì, adesso devo trovare mia mamma più caldo. Bravo, sei un prima ragazzo... la donna della mia vita, poi le altre. Ecco, questo è un ragazzo con la testa sul collo e quindi pensiamo, no, Carmine, quando uno c'ha testa che possa... Lo controllo io tutte le volte che posso. Ecco, esatto, perché comunque bisogna anche dire che queste ultime trovate promozionali importanti, anche il programma televisivo del quale tu hai fatto parte, sono importanti per la promozione della ginnastica, però prima di tutto la ginnastica. Ginnastica, poi il resto. Sei un ginnasta e quindi devi raggiungere gli obiettivi che ti eri prefisso e quindi in bocca al lupo. Crepi. Ok? Ciao, ciao. Ciao Nicola, alla prossima occasione. Grazie mille. Io ecco, mentre credo veramente, ecco, salutiamo intanto mentre mi lasciano qui davanti, ecco, sul totale dell'Ave Media Solution, che ancora ringrazio tutto lo staff, tecnici, regia e anche per la trasmissione dello streaming, credo che posso andare verso la conclusione e salutarvi davvero con affetto e darvi appuntamento ai prossimi appuntamenti. Ci lasciamo con Michael, il nostro motto abituale, in attesa di mandarvi un reportage approfondito e spero anche simpatico dalla Bulgaria e da Sofia, quindi per ora posso dirvi, mi raccomando, per la ginnastica sempre testa, cuore, gamba.